Buongiorno a tutti. Desidero scusare il direttore per l'assenza per impegni istituzionali e in qualità di vice direttore do il benvenuto al Presidente della Corte dei Conti, al Commissario Garante per la protezione dei dati personali, al Presidente della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, a tutti i colleghi e ai presenti. Questo convegno merita particolare apprezzamento perché costituirà un contributo importante per il diritto pubblico su un tema, quello dell'amministrazione digitale, un'amministrazione digitale efficiente. Per questo motivo la necessità è quella di individuare soluzioni adeguate che non sempre sono quelle che il legislatore, soprattutto europeo, offre. Si pensi soltanto da ultimo alla proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e molteplici aspetti critici che sono presenti. E quindi soluzioni adeguate che richiedono un dialogo costruttivo. Dialogo costruttivo che è quello che emergerà dagli interventi di queste due giornate e che si arricchirà dell'esperienza anche europea per l'apporto francese, spagnolo ed estone. Ora, dalla lettura dei titoli della prima giornata si evince che c'è un fil rouge che lega tutte le relazioni. Quale? Secondo me è proprio l'incidenza delle tecnologie, delle nuove tecnologie e il loro potere pubblico. Potere pubblico e quindi in questa direzione occorre andare a potere pubblico nella società delle piattaforme e del loro dominio. Dominio che, come ben sappiamo, non è più soltanto relegato al mercato, ma è un dominio che investe più in generale i diritti civili, sociali e politici. Dunque, quale approccio occorre appunto adottare per un'amministrazione più digitale e più efficiente? Credo che l'approccio sia sicuramente quello del controllo. Controllo e di ciò che serve per realizzare questo controllo. Anzi, direi, alla luce del principio di democraticità, necessario appunto il pluralismo e quindi sinonimo di democrazia è appunto garantire il principio del pluralismo, sicuramente bisogna prevedere livelli di controllo plurimi e diffusi, ma non solo livelli plurimi e diffusi di controllo, ma anche strumenti plurimi ed efficaci, di natura non soltanto normativa, ma anche di natura tecnologica. Di natura normativa, e qui in che direzione? La direzione è quella di una regolazione graduale e progressiva rispetto a quello che è il potere di fatto dei big tech. Potremmo dire per una generosa utopia, utilizzando le parole di Piero Calamandrei, di una generosa utopia volta alla eventuale realizzazione di quel disegno di una Costituzione mondiale che valse a Giuseppe Antonio Borghese la proposta di premio Nobel per la pace nel 1952, nonché, come mettevo in evidenza, anche strumenti che attengono al profilo tecnologico. E qui direi che la questione centrale è rappresentata dalla esigenza di un'adeguata formazione. Una formazione per un uso consapevole della tecnologia e quindi per
a portare, a crescere la sensibilità per l'utilizzo della tecnologia affinché appunto in questa direzione vi sia una attenzione maggiore, una maggiore sensibilità all'uso delle nuove tecnologie. Ma accanto a questo, ancora poche parole, direi che accanto a quelli che sono queste tematiche, l'importanza, diciamo, dell'uso consapevole della tecnologia deriva anche, si pensi soltanto, con riguardo al tema della disinformazione, dove lì quanto può incidere l'uso consapevole della tecnologia e anche la conoscenza degli strumenti che, come dicevo, i controlli diffusi, gli stessi utenti possono utilizzare al fine di, immaginiamo, la previsione di piattaforme che consentono allo stesso utente di verificare la veridicità dei contenuti appunto presenti in rete e quindi impedire questa, diciamo, questa problematica. Ma se i controlli dunque devono essere plurimi e diffusi e quindi non lasciando a quelli che sono appunto i guardians della rete tale controllo, si pensi soltanto da ultimo al Oversight Board, quale organo di autocontrollo previsto da Facebook, oggi Meta, al fine di decidere sulle sorti delle attività degli utenti, quindi incidere sulla libertà di espressione degli utenti lì dove vengono rimossi contenuti considerati illeciti o ancora si arriva alla sospensione o alla disabilitazione dell'account per asserite violazioni di regole contrattuali imposte alle community. Se è vero questo, se è vero che i controlli devono essere diffusi e plurimi, è anche vero, come vi dicevo prima, che la questione centrale è quella della formazione. Formazione per un pensiero critico. Quindi un pensiero che non possa essere bersaglio da parte appunto di contenuti preselezionati ad personam, e quindi questa rappresenta secondo me la vera sfida. Ora vorrei concludere, ho terminato, soltanto riprendendo una frase di un illustre filosofo, il quale affermava, sosteneva che non troveremo mai niente se saremo paghi delle cose trovate. Chi segue un altro non trova, anzi non cerca. Ora ringrazio soprattutto la professoressa Giovanna De Minico per l'organizzazione di questo convegno di carattere internazionale e passo la parola al direttore del Centro Interdipartimentale Hermes di Unina. Benvenuti in Federico II, per gli ospiti che non sono Federico II, benvenuti ovviamente alle autorità. La presenza di persone così illustri dà anche la misura dell'importanza di quanto è stato fatto oggi. Io sono sinceramente grato ai colleghi che hanno organizzato questa giornata, grato alla collega Di Minico, collega di Ateneo e collega nel Centro Interdipartimentale Hermes e a tutti quelli che hanno partecipato ovviamente all'organizzazione di un evento così complesso. Evento che, come io sono assolutamente, diciamo, d'accordo e con quanto anticipava la collega nell'introduzione, sono temi che ci devono necessariamente vedere impegnati. Io sono anche molto contento di vedere un sacco di studenti qui dentro stamattina, perché credo che come diceva la professoressa Pellingieri, è necessario affrontare questi temi ed è necessario affrontarli con una formazione che in qualche modo oggi sia un po' diversa da quella che abbiamo portato avanti anche noi all'interno dell'università in questi anni. Io oggi, diciamo, rappresento il Centro Hermes, ne sono orgoglioso. Il Centro Hermes è cos'è? Abbiamo fatto un esperimento, diciamo, da qualche anno, è quasi un esperimento in ingegneria sociale, perché mette insieme ingegneri e giuristi, quindi una roba che è complessa, però ci sta dando delle soddisfazioni, perché io ovviamente non seguirò ovviamente la linea giuridica seguita dalla collega Pellingieri, che peraltro è anche lei con noi in Hermes,
Però proverò a darvi, vedete, un po' quello che stiamo facendo in Hermes, cioè la stessa visione di Carolina, però da un punto di vista, da un punto di vista ingegneristico. Io sono un ordinario di ingegneria informatica. Nessuno è perfetto, non mi guardare così, nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Però, grazie alle frequentazioni con un sacco di colleghi, io sto pure cercando di guarire da questa cosa. Però è una guarigione lunga, percorso articolato, passa per certe milestone. Una di queste, per esempio, è cercare di comprendere come in realtà il tema dell'intelligenza artificiale, peraltro del quale mi occupo nelle mie attività di ricerca, sia effettivamente un tema che dobbiamo necessariamente affrontare come lo stiamo facendo qui dentro stamattina. Necessariamente. Perché un tecnologo come me, da solo, non esce. Carolina, lo stesso Pellingeri citava il recente regolamento della Comunità Europea. Di aprile 2021. Bene, io vi dico da ingegnere che forse abbiamo fatto tardi. Forse è arrivato un po' tardi. Guido, vedo che annuisci. Buongiorno, sono contento di vederti in Federico II. E abbiamo fatto un po' tardi. Per quelli che non lo sanno, verrà ovviamente argomentato molto meglio di come sto facendo io in questo momento. È stata tra le varie, è stata fatta una classificazione, una tassonomia. Ci sono quattro classi di applicazioni. Ce n'è una che ci dice che alcune applicazioni di intelligenza artificiale sono vietate. Quelle che nei fatti in qualche modo tendono, diciamo, ad avere un approccio subliminale con l'utente finale. Allora vedete, noi abbiamo, io per questo sono molto d'accordo con quanto anticipato la professoressa Pellingeri. Noi forse abbiamo fatto un po' tardi, ne abbiamo lasciato che queste regole venissero in qualche modo imposte da altri, non da altri, che possono essere delle piattaforme che peraltro abbiamo visto recentemente con delle loro decisioni si sono comportate quasi come degli stati, no? Quindi insomma stiamo facendo, diciamo, un discorso che evidentemente poi si allarga anche su altri piani nel momento in cui diamo un certo potere a qualcuno di decidere anche quali sono gli algoritmi che dobbiamo utilizzare e che cosa questi algoritmi possono fare. Quindi non possiamo vederlo solamente dal punto di vista tecnologico, però lasciatemi aprire una porta sulla tecnologia. Io insomma lo so, devo fare i saluti, che Giovanna mi ha detto di essere nei tempi, lo farò sicuramente, però lasciatemi portare un contributo. Quando noi parliamo di intelligenza artificiale, mi fa piacere soprattutto dirlo ai nostri studenti, in realtà quando parliamo di intelligenza artificiale è una di quelle tecnologie che si chiama tecnologia ombrella. In realtà dentro c'è tutto. C'è il riconoscimento dei video, dell'audio, il parlato, la logica, la knowledge representation, la fuzzy, c'è tutto, veramente c'è tutto. E c'è anche una parte, che è quella un po' forse più famosa, ma che è quella su cui stiamo in realtà più ragionando oggi, che è la parte di machine learning, quindi quella di apprendimento. Perché c'è quella? Perché fermo restando, diciamo, che una classificazione seria, diciamo, e tassonomica tecnicamente non la voglio fare adesso, però la possiamo dividere in due grosse famiglie. La prima, quella tradizionale, che è quella che nasce un po' da Turing, quella che voleva replicare il ragionamento. Tant'è che Turing nel 1950, su un giornale dell'ICM, fa questo suo lavoro e dice: ma una macchina può pensare? E Turing, essendo un tecnologo serio, si ferma subito, perché il problema non era se la macchina poteva pensare o no, perché lui andò in difficoltà sul discorso di pensare, ma che significa pensare? E si è cominciati a studiare intelligenza artificiale seguendo questo tipo di approccio. A un certo punto, verso gli inizi di 1958, in realtà le prime reti neurali, si cambia approccio, perché non si riesce a fare, vedete ragazzi, sto tema del riesco a capire, e quindi riesco a capire il pensiero e quindi riesco a reimplementarlo in una macchina. Era molto complicato. Allora si è fatto un'altra cosa, si è fatto quello che noi nei fatti vediamo fare ad un bambino. Un bambino, quando sa fare una cosa, non conosce le regole per fare quella cosa, ma vede qualcun altro e poi prova a rifare o la stessa cosa oppure una cosa, diciamo, che non ha mai visto, però sulla base dell'addestramento che ha fatto osservando. Questo paradigma del learning è quello che sta alla base del machine learning. Quindi tu ti addestri su delle cose e poi ti testi, si chiama proprio così nel machine learning, learning and testing. Testi questa tua capacità di aver imparato a fare delle cose in un altro contesto. Qual è il tema? Perché questo è così centrale, questa capire che l'intelligenza artificiale di cui parliamo oggi funziona così? Perché ci sono, vedete, due, e poi vi saluto, veramente lascio il floor a chi mi segue. Perché evidentemente ci sono due temi che hanno un impatto enorme nell'interno della discussione di questa mattina.
I due temi sono che un paradigma che funziona, il primo, un paradigma che funziona sul tema dell'addestramento, ovviamente, ha un bias fortissimo rispetto ai dati che vengono utilizzati per addestrare questi sistemi. Quindi c'è una patologizzazione forte di un algoritmo. Quindi in funzione dei dati che noi utilizziamo, ovviamente avremo un risultato piuttosto che un altro. Ed è inutile, diciamo, i miei colleghi giuristi mi perdoneranno se sono troppo naif nel fare gli esempi, sappiamo benissimo che cosa è successo con delle sentenze di corti americane che hanno utilizzato dei dati con bias di razza, sappiamo benissimo che cosa è successo ad algoritmi che hanno utilizzato dei dati con bias di genere, quindi il tema dell'algoritmo, se è neutrale, se è democratico, se è trasparente, eccetera, eccetera, è un tema che non possiamo non discutere anche alla luce dei dati che utilizziamo. E se soprattutto consideriamo che questi dati siamo noi a produrli, dobbiamo fare un ragionamento, diciamo, che tiene ben conto questa cosa qui. Seconda cosa, che accennava la collega, ve la racconto dal punto di vista ancora una volta tecnologico, e poi sono argomenti che noi stiamo affrontando in Hermes dal punto di vista della ricerca. In Hermes stiamo provando a mettere insieme dei progetti PNRR insieme e ci siamo riusciti. Stiamo provando a mettere dei PRIN insieme e ci siamo riusciti. Stiamo provando a mettere dei dottorati insieme e ci siamo riusciti. Abbiamo una nuova sede che tra poco, diciamo, presenteremo a tutto l'Ateneo e proprio a testimonianza di questa voglia di fare le cose. C'è uno degli argomenti di ricerca che stiamo affrontando, io nello specifico lo faccio con riferimento alla rete, è quello della spiegabilità di questi algoritmi. Perché un algoritmo mi dà quella risposta? Vedete, questo è un tema fondamentale. Noi abbiamo sentito spesso di parlare di intelligenza artificiale che fa per esempio una diagnosi di natura medica. Se noi andiamo da un medico e chiediamo a un medico perché mi hai detto che c'è questa cosa, il medico te lo sa, magari sbaglia nella diagnosi, ma ti sa spiegare perché è arrivato a quel risultato. Noi oggi, se facciamo questa cosa e chiediamo ad un algoritmo perché, un algoritmo che funziona sul meccanismo di apprendimento che dicevo prima, perché mi hai dato questo risultato, lui ti dirà: questa è la mia accuratezza perché ho imparato su quei dati, questo è. Ma non ci sa dire perché è arrivato a quel risultato. Allora capiamo bene che nel momento in cui dobbiamo fare, diciamo, per esempio una definizione della responsabilità, no? Quindi del risultato dell'algoritmo, qui c'è un problema. Quindi io ringrazio nuovamente tutti voi che siete qui oggi e che darete vita a un dibattito che, quindi, come in qualche modo ho provato a dirvi, secondo me è fondamentale per il rapporto che c'è tra tecnologia e società e tecnologia e pubblica amministrazione, fondamentale, fondamentale. E come questo in realtà è evidentemente un momento di scientifico importantissimo, ma è altresì un momento, mi metto l'altro cappello di delegato direttore alla terza missione, un qualcosa che ha un impatto enorme sulla nostra società e sulla pubblica amministrazione. Quindi queste sono giornate che in realtà danno ancora più senso a quella che è la nostra missione accademica e dimostra come, diciamo, oggi l'università sta anche abbandonando un po' questo modello, diciamo, di torre d'avorio e si apre alle istituzioni. Grazie ancora per essere qui e grazie ai colleghi. Adesso dovrebbe andare bene. Nel salutare i presenti, in modo particolare anche chi mi ha preceduto nei saluti, desidero ringraziare la professoressa Giovanna De Minico, intanto per il cortese invito, ed esprimere soprattutto il mio compiacimento per l'organizzazione di questo convegno, di cui mi è stato dato l'onore di presiedere e moderare la prima sessione. Queste giornate di lavoro ci consentiranno di approfondire temi di estrema attualità e in rapida evoluzione, il cui impatto innovativo sulle logiche di funzionamento della pubblica amministrazione, dell'economia e più in generale della società globale ha ispirato nuove aspettative sociali, ha ampliato gli orizzonti e ha determinato un cambio di prospettive che non esiterei a definire epocale. Si tratta in sostanza di un nuovo rapporto tra l'essere umano e la macchina intelligente che incide in modo del tutto inedito sulla comprensione, sui contenuti, sulla conoscenza della persona e della realtà esterna in cui quotidianamente viviamo. È in atto, bisogna riconoscerlo, un passaggio dalla cittadinanza tradizionale alla cittadinanza digitale e tecnologica che porta a dover ridisegnare un poco nuove relazioni tra cittadini, imprese e istituzioni,
ma che tuttavia impone da parte di tutti un'attenta riflessione sulle modalità concrete di realizzazione al fine di preservare nei suoi molteplici aspetti la ricchezza culturale dell'uomo e ovviamente anche i principi fondamentali del diritto. Si tratta di una sfida difficile che va necessariamente perimetrata in una cornice valoriale di riferimento che, pur postulando la necessità di utilizzare le opportunità offerte dalla tecnologia digitale, mantenga sempre al centro l'uomo con le sue libertà fondamentali e quindi in linea con l'assetto costituzionale e i principi condivisi dalla comunità europea e internazionale. Nell'evoluzione digitale la tecnologia, gli strumenti informatici, le banche dati informative intervengono ormai da tanto tempo e introducono sicuramente un quid pluris anche nel campo della pubblica amministrazione, ma anche, per quanto riguarda me e altri colleghi, anche nel campo della giustizia. Lo sviluppo quindi dei processi di dematerializzazione degli atti e delle procedure amministrative, ma anche delle procedure giudiziarie, deve promuovere in tutti questi settori la chiarezza, la tempestività, l'imparzialità dell'azione pubblica, nonché la trasparenza nelle relazioni tra amministrazioni e cittadini in piena conformità anche ai principi di buon andamento e di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione. Tuttavia lo spostamento, diciamo, di molte attività dal contesto fisico al contesto digitale comporta inevitabilmente criticità di ogni genere, criticità di ordine etico, sociale, economico e giuridico, che richiedono necessariamente, e questo è il punto secondo me fondamentale, un adeguamento delle regole alle concrete esigenze di tutela e che non possono prescindere dal principio di legalità, del rispetto del principio di legalità e dal rispetto di tutti gli altri principi generali disposti dal nostro ordinamento per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa. Mi riferisco ai principi di trasparenza, di affidabilità, di pubblicità e di imparzialità. Questi principi devono essere riconoscibili in ogni fase, quindi dal procedimento di elaborazione del dato sino al meccanismo che genera la decisione finale. Quindi l'adozione di piattaforme e metodi basati appunto sulla intelligenza artificiale e quindi la reingegnerizzazione dei processi, la interoperabilità tra amministrazioni possono certamente semplificare la vita non solo della pubblica amministrazione ma anche dei cittadini, delle imprese. Però vi sono degli aspetti su cui, che derivano appunto dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale su cui dobbiamo necessariamente riflettere. In primo luogo deve affermarsi la necessità della trasparenza dei meccanismi degli algoritmi che indirizzano le decisioni di rilevanza pubblica. In secondo luogo, e anche questo è fondamentale, devono essere individuate le forme di responsabilità giuridica nell'applicazione che richiedono appunto l'intervento umano nel processo decisionale. Nel processo decisionale, formatosi appunto con le metodologie dell'intelligenza artificiale, ogni scelta che produca effetti giuridici su una persona non può infatti prescindere dal controllo e dall'intervento umano, nel rispetto, avevo già detto, delle garanzie costituzionali dell'individuo, della solidarietà, dell'eguaglianza, quindi verso obiettivi di interesse pubblico. La trasformazione tecnologica, diciamo come ogni altra trasformazione, porta con sé indubbiamente dei vantaggi e delle criticità che occorre conoscere adeguatamente per poter esercitare nel migliore dei modi i propri diritti e relazionarsi quindi in modo consapevole con i nuovi strumenti ormai presenti in ogni momento della nostra vita quotidiana. Come è noto, infatti, l'intelligenza artificiale negli ultimi anni ha subito una forte accelerazione del suo tasso di evoluzione ed è divenuta così pervasiva nella nostra vita quotidiana, con la conseguenza che è veramente ormai improcrastinabile affiancare le tradizionali categorie giuridiche con una disciplina appropriata.
fondata sui diritti dell'uomo e sui valori comuni della civiltà giuridica, disciplina che regolamenti in modo adeguato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e che dia certezza di soluzioni e di tutela anche in un contesto internazionale allargato. In questo contesto quindi emerge anche la necessità di una più approfondita relazione sul trattamento dei dati personali, inteso ad evitare comportamenti incauti o superficiali che mettono a rischio non solo la riservatezza, ma anche la sicurezza degli utenti che usufruiscono dei servizi sul web. La raccolta continua, e ce ne accorgiamo giornalmente, dei dati inseriti su internet dai cittadini, talvolta anche inconsapevolmente, nell'interrogare i motori di ricerca, consente infatti di creare algoritmi che possono essere utilizzati, ad esempio, nel prevedere gli sviluppi futuri dei comportamenti umani. Quindi qui è fondamentale il rispetto dei diritti della privacy, il rispetto della vita privata, la tutela dei dati personali, che vanno quindi bilanciati adeguatamente con il principio di trasparenza e di veridicità e con il diritto all'informazione. Anche per il giurista, in un contesto, in un siffatto contesto, si apre, diciamo, un mondo nuovo. L'ampiezza, pensiamo, delle banche dati giurisprudenziali che tutti noi utilizziamo, può consentire di acquisire ulteriori elementi anche di tipo predittivo, per esempio, per poter pervenire a decisioni algoritmiche basate sui diversi orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo. Anche in questo campo, però, gli esiti del procedimento robotizzato devono essere conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge, affinché siano chiare e sindacabili le modalità e le regole attraverso le quali è stato impostato il processo. La capacità quindi del sistema dei sistemi tecnologici di formulare ipotesi probabilistiche sulla base di grandi quantità di dati tratti appunto da precedenti simili, se da un lato può costituire un salto di qualità anche nell'ambito della ricerca giurisprudenziale, inoltrandosi nel campo della giustizia predittiva, dall'altro può alimentare discriminazioni e pregiudizi nelle decisioni. Quindi l'adozione di modelli predittivi e dei criteri in base ai quali i dati stessi sono raccolti, selezionati, sistemati, organizzati, la loro interpretazione, anche la conseguente formulazione dei giudizi, devono costituire operazioni che siano frutto di scelte e di valori precisi che derivano dai dati di riferimento utilizzati. In conclusione, ritengo che soltanto un corretto governo del sistema dell'intelligenza artificiale, che sia fondato su un sistema primario di regole, che descriva appunto in modo inoppugnabile presupposti e modalità di impiego delle tecnologie, possa, diciamo, contribuire alla realizzazione della certezza giuridica su cui si fonda lo Stato moderno. Questo ovviamente in ossequio ai principi costituzionali, in primo luogo al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ma in ossequio anche a tutti gli altri principi che trovano fondamento e che sono consacrati nell'ordinamento sovranazionale, peraltro non dimentichiamolo, anche in un contesto particolare, quale l'attuale, che non ammette remore anche in considerazione della fortissima spinta alla innovazione tecnologica e alla transizione digitale, prevista per esempio dal PNRR, che vedrà la pubblica amministrazione come principale protagonista nei prossimi tempi. Detto questo, insomma, voglio rispettare un po' le indicazioni tassative e rigorose che sono state impartite con mail e adesso anche personalmente dall'amica professoressa Giovanna De Minico, quindi per evitare di essere castigato sul posto, mi fermo e do la parola alla professoressa De Minico, ricordandole che anche lei ha 20 minuti di tempo e che al 18° minuto dovrò ricordarle, diciamo, che il tempo è trascorso. Un'altra cosa, ricordo ai relatori che la postazione del relatore è alla mia sinistra, quindi dovrà avvenire questo cambio ogni volta appunto che il relatore ultimerà la propria relazione. La parola quindi alla nostra
amabile organizzatrice del convegno, le rinnoviamo i complimenti e le diamo la parola. Grazie Giovanna. Grazie a te. Tutto a posto? Non ancora. Vado? Grazie. Allora, volevo ringraziare tutti, grandi e piccoli, per essere qua e per aver accolto con entusiasmo e generosità il mio invito. E quindi grazie, grazie proprio di cuore. Allora, nel mio discorso intendo partire da una domanda e spero di poter dare a questa domanda anche una risposta. La domanda è la seguente: in quali mani affidare la tecnica e quindi l'intelligenza artificiale che ne è una sua derivazione? Se la affidiamo al decisore politico, essa tenderà a certe condizioni a realizzare il bene comune, secondo l'esperienza inglese il common good. Se invece la tecnica la giriamo nelle mani dei privati, è inevitabile che essa condurrà a interessi egoistici. Quindi questa torsione verso il basso non è un evento patologico, è quel che naturalmente accade quando la tecnica è affidata a se stessa. E in questo caso la realizzazione del common good è soltanto un evento accessorio, episodico, cioè può accadere se e nella misura in cui l'interesse privato coincida col common good, ma non è l'obiettivo certo. Facciamo alcuni esempi. Pensiamo alle piattaforme del lavoro che mettono insieme la domanda e l'offerta di lavoro per quanto riguarda i rider. Chiunque di noi, no? Si è avvalso dei rider per la pizza o altre cose che diventano oggetto di consegna. Ebbene, qui il rapporto di lavoro è integralmente governato dall'intelligenza artificiale dal momento in cui questo rapporto si instaura fino alla sua malaugurata cessazione. E si tratta di un dominio da parte della mente meccanica che è molto severo e vessatorio per il lavoratore. E non è un caso che le pronunce delle magistrature supreme hanno tentato di aggiustare il tiro. E da ultimo c'è anche in corso, da parte del governo, il tentativo di fare un disegno di legge che tenti appunto di raddrizzare questo rapporto con una presunzione relativa di rapporto di tipo subordinato. Questo rapporto di lavoro va a vantaggio del lavoratore o del datore di lavoro? Lo so che è retorica la mia domanda, ma qui la mente meccanica ha stracciato con un sol colpo anni di lotta per avere lo statuto dei lavoratori. Andiamo in tutt'altro settore e pensiamo all'informazione politica online. L'informazione politica online non è regolata, non ci sono regole. E quindi Facebook ha provato a sostituirsi al legislatore con i vari codici in materia di informazione elettorale. Ora, questi codici sono ricchi di regole e il problema è che la regola delle regole manca, cioè la norma che ponga il tetto massimo per l'acquisto di spazi pubblicitari non c'è. Questo che cosa significa? Che più ricco acquista più spazi, l'eligendo che più povero ne acquisterà di meno. E quindi anche questa regola torna a vantaggio di Facebook, che batte cassa, a vantaggio degli eligenti che se lo possono permettere accumulando spazi nelle loro mani, e a danno di noi cittadini, con buona pace, diciamo, del nostro diritto fondamentale, come voi sapete ragazzi, ad essere informati, e ad essere informati attraverso una proposta politica che sia plurale e equa. E quindi il sereno convincimento nella formazione della coscienza politica, tanto caro alle supreme corti nazionali, parlo della nostra, parlo di quella francese, parlo della Corte di Giustizia, è chiaramente tradito. Questi esempi penso che bastino per dire che quando la tecnica è affidata a se stessa, non è vero che la tecnica è neutrale, voglio sfatare questo mito, perché se per neutrale significa che la tecnica è affidata a se stessa può indifferentemente volgere al bene o al male, e non è vero. Mi sembra che volga al male. Volga, se male è, la torsione egoistica, la concentrazione del potere, il consolidamento della potenza economica, incrementare le asimmetrie sociali, cioè qua si realizza un 3 secondo comma all'inverso, è un'uguaglianza, è una disuguaglianza sostanziale. Quindi abbiamo sfatato il primo mito della neutralità.
Andiamo al secondo. Si dice che internet è il terreno dell'aporia, cioè dell'assenza di regole. Ma solo era all'inizio. Oggi veramente non ci sono le regole su internet. A me sembra che ce ne siano tante. Il punto è chi fa le regole. E qui non le fa il soggetto pubblico. Il soggetto pubblico ha proprio gettato la spugna, poi vedremo che sta facendo in Europa. Le fanno i privati, attraverso i codici di autoregolazione di cui vi ho già dato un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Che cosa sono questi codici? Beh, dovrebbero essere atti di natura civilistica, quindi con un'efficacia relativa, e invece finiscono per avere una efficacia, da un punto di vista soggettivo, ben più ampia della base associativa che si autoregola. E per quanto riguarda la vincolatività, non essendo fonti del diritto, è chiaro che non sono atti vincolanti, però acquistano una imperatività sul terreno, strada facendo, perché chi appartiene alla comunità di Facebook non la molla. Direbbero gli economisti, io dico non la molla con un linguaggio basso, gli economisti dicono hanno un rapporto di lock-in, cioè il cliente non se ne va, perché? Perché altrove trova meno amici. Più siamo, meglio stiamo su Facebook. Vedete allora che non ha la cogenza della legge, ma potresti dire che è meno vincolante di una norma imperativa. Io dico di no. Però Facebook non è il nostro decisore politico. Lasciamo stare di come si compone oggi con l'attuale legge elettorale il decisore politico. Però non è il nostro decisore, nessuno l'ha eletto e soprattutto sono decisioni delle quali non si assume responsabilità. Andiamo ora a quello che l'Europa ha fatto. L'Europa ha avuto lunghi periodi silenti, ha lasciato che tutto fosse oggetto di autoregolazione, del diritto mite, del diritto dolce, direbbero i francesi qui presenti con noi, e finalmente si è svegliata e ha battuto un colpo con due atti che già chi mi ha preceduto ha detto che non sono pienamente soddisfacenti. Io lo dico da tempo. Una è la proposta per i servizi del mercato digitale, il Digital Service Act, l'altra è la proposta dell'intelligenza artificiale. Guarderò prima la prima e poi la seconda. Che cosa ha fatto col DSA? Bene, col DSA l'Europa si è resa conto che i codici avevano normato tutto e secondo quella efficacia, abbiamo già detto, che di fatto era diventata erga omnes ed era diventata imperativa. E allora ha pensato di positivizzare l'esistente. È una cosa che spesso il legislatore fa. Invece di porre le condizioni per rendere legittimo un fatto, chiude gli occhi e gli stende un velo, gli assegna una patente di legittimità ad un fatto che rimane illecito, secondo me e secondo alcuni. Ci sono ovviamente quelli che elogiano questo atto, chiariamo, cioè il diritto è il terreno della relatività, non come voi ingegneri che avete più certezze di noi. Noi viviamo nell'incertezza. Bene, e questa è la prima cosa che ha fatto. E allora la domanda che ci dobbiamo porre, può un atto europeo fare ciò? Insomma, può assegnare alle autorità della rete, io li chiamo governi privati di interesse da molti anni, può alle autorità della rete assegnare un potere normativo così vasto? Qui due sono le opzioni. Se riteniamo che questa assegnazione sia confinata nei rientri, perché confinata sembra un'accezione negativa, rientri nella delega della funzione normativa, certamente lo può fare. Ma finché si abbia delega, Facebook, io dico Facebook come emblema, non me ne voglia, non può sostituire la sua volontà politica a quella del delegante, non ci deve essere surrogazione, perché, come dice una bella Corte di Giustizia risalente al caso delle autorità indipendenti francesi, noi qui abbiamo un'espressione autorevole di un'autorità italiana, io parlo del caso Meroni, della Corte di Giustizia 2014, delle autorità indipendenti, scusatemi, europee, bene, non si possono delegare poteri politici. Il potere politico è quella frazione della potestà incedibile perché c'ha una legittimazione politica e una responsabilità politica. Se lo cedi al privato, il privato decide per noi e rimane irresponsabile, ma questa che è una broad delegation, quella che c'ha il DSA, cioè è una cessione in bianco della funzione normativa con la presenza solo della norma sulla competenza, della norma sulla produzione giuridica. Ma questi codici non potranno esibire nulla di più del titolo attributivo. Cosa manca nel DSA? Manca la predeterminazione dei fini, cioè la politica, perché la politica è la scelta degli obiettivi, e manca anche una disciplina sostanziale, cioè non ci sono le norme immediatamente disciplinanti i rapporti intersoggettivi. Ne parlavo giorni fa con una mia collega che è qui presente, avevamo idee un po' diverse. Bene, che cosa
che cosa fanno con questi codici le varie autorità? Stabiliscono che cos'è il discorso d'odio, stabiliscono cos'è il discorso misleading, è stato detto prima, il falso, stabiliscono che cos'è il discorso che incita alla violenza. E tutto ciò lo fanno poi attraverso le macchine, cioè gli algoritmi. E l'algoritmo, io dico che una donna o un uomo delle pulizie grossolano, pulisce troppo, pulisce troppo poco, non è la mente umana. Ma questo potere che viene assegnato alle autorità non ha nel DSA una fattispecie descrittiva della condotta illecita che deve essere repressa. Ecco che tutto ciò lo fanno i codici. Non solo, ma c'è anche un ampliamento dell'oggetto del potere. Fuori della rete il falso non è un reato. Tutte le corti supreme si sono battute per difendere anche l'informazione lesiva del falso se non integra altri estremi. Non è un reato. Bene, quando ci spostiamo sulla rete diventa un reato. Io capisco che qui il legislatore europeo si rende conto che la rete è molto più pervasiva e quindi anche più potente e forse più pericolosa di un mezzo tradizionale. Però una riflessione l'avrebbe dovuta fare se assegnare la definizione della fattispecie del falso a un'autorità privata. Ecco l'ossimoro nel quale noi ci troviamo. Ciò che fuori dalla rete è vietato, perché il 21 e la Carta europea ci vieta la censura, il controllo sostantivo sul contenuto del pensiero altrui, bene, quello che è vietato, quello che fuori dalla rete il soggetto pubblico non può fare, lo può fare in rete il soggetto privato. Quindi Facebook può vietare il discorso falso. Io capisco che qui noi siamo davanti ad una, diciamo, al rischio. Da un lato si teme che il privato possa essere oggetto di informazioni false e fuorvianti e quindi lo si protegge attraverso la pulizia dei siti. Potrebbe anche, io dico, essere protetto guardando ad altre fonti, perché c'è anche, diciamo, l'antivirus alla disinformazione, che è guardare alle altre fonti esistenti in rete. Questo è il primo pericolo. Ma il secondo pericolo, che secondo me è maggiore del primo, è che attraverso questa censura fatta dai privati noi avremo un'informazione omogenizzata sull'ideologia del padrone della piattaforma. E forse, perché a pensar male non si fa peccato, ma di regola si coglie, e forse avremo anche un'informazione che è conforme al pensiero dominante. Vedete cosa ha fatto Musk? Si è comprato Twitter, ma perché? Un affare economico, non credo, era il proprietario delle macchine. Con Twitter non batte cassa, ma perché l'ha fatto? Lo sta già dicendo, che vuole pulire Twitter da tutto il falso, cioè vuole creare un'informazione a sé congeniale, secondo me, e non secondo me, c'è un bellissimo editoriale dell'Economist di qualche giorno fa, per poi presentarsi in Cina come il paladino, il moderatore del discorso obiettivo, della rete affidabile. Io temo che noi ci stiamo perdendo pezzi della manifestazione della libertà in rete. Andiamo ora al secondo punto della mia relazione, e cioè quali sono ancora gli altri poteri che attraverso gli algoritmi queste autorità hanno. Fondamentalmente al potere normativo, che abbiamo detto essere broad delegation, quindi a mio giudizio assolutamente illegittimo, hanno anche il potere di controllo. Qui è una sorta di riedizione dell'assolutismo seicentesco, che potremmo chiamare un assolutismo 4.0, perché non solo pongono le regole su come ci dobbiamo comportare, ma poi controllano che noi abbiamo rispettato quelle regole da loro previamente poste. Vedete, c'è una coincidenza tra una funzione legislativa e una funzione di sindacato. E in questo controllo vanno giù pesanti, nel senso che tra il lasciare in rete un post illecito e l'eliminarlo, preferiscono toglierlo, tra il lasciarlo e il mantenerlo, preferiscono togliere il post illecito. Perché? Perché il DSA prevede la sanzione a carico di questi soggetti nel caso in cui non abbiano tolto materiale illecito, ma non è prevista la sanzione inversa nel caso in cui abbiano tolto materiale illecito che invece era lecito. Vedete come c'è tutto un trend che spinge alla pulizia automatizzata della rete, ma la rete non è casa nostra.
La rete, anche se lo spazio che ci hanno i vari potenti della rete è uno spazio privato da un punto di vista giuridico, da un punto di vista sostanziale è una frazione di un forum pubblico, perché lì si giocano le nostre libertà fondamentali. Allora il regime non deve essere privatistico in omaggio del titolare, ma deve essere un regime che abbia una funzionalizzazione al common good. Per questo la censura a me fa inorridire, ma insomma... Comunque l'ho anche detto in sede europea durante le varie audizioni che ci sono state. Ora, lasciamo stare quindi il DSE e tutti e i suoi limiti. Ah, ultimo, è pienissimo di norme procedurali che a me stancano perché sono lunghe, perché è difficile coglierle, ma quando c'è tanta procedura, e qui gli amministrativisti ci illumineranno meglio di me sicuramente, io dico gatto ci cova, significa che c'è poca sostanza dietro, che la procedura è una sequenza di atti che è volta a un obiettivo, ma l'obiettivo non se lo dà la procedura, l'obiettivo glielo dà il soggetto politico. Ma se il DSE non dà l'obiettivo, perché lascia che l'obiettivo se lo scelgano le autorità private della rete, scusatemi, a che serve tanta procedura? A confonderci. E ovviamente la Commissione non è stata contenta quando io, con poco garbo, perché non sono molto garbata, esposte le mie obiezioni. Andiamo alla seconda proposta, la proposta di regolamento sull'autorità europea. Beh, quella mi piace un po' di più, ma giusto un po'. In questa proposta, è vero, ce l'ha raccontato prima Antonio Pescapè, c'è questa, diciamo, categorizzazione del rischio in tre parti. Io la vedo come un limite. È perché quando si fanno le categorie tassative è sempre un limite, perché c'è sempre qualcosa che rimane fuori. E se un algoritmo non è stato previsto come ad alto rischio e neanche a medio rischio, quell'attività algoritmica è un'attività permessa ed è un'attività che va fuori delle regole. Quindi, secondo me, non è stata un'ottima tecnica legislativa. Una cosa importante che fa quest'atto è la creazione di una nuova autorità indipendente, l'autorità indipendente europea sugli algoritmi. Su di essa ci sarebbe ci sono parecchie cose da dire, ma io ne voglio dire una fondamentalmente. Questa autorità si compone dei garanti della privacy nazionali. Guido, avrete quindi parecchie cose da fare. Forse. Bene, però, e anche la vostra presenza qui ne è una testimonianza, io non credo che gli algoritmi e l'intelligenza incidano solo sulla privacy. Io penso che internet, essendo proprio il terreno della mescolanza, non di una, ma del fascio delle libertà, tant'è vero che in un precedente convegno, quello che riguardava le concentrazioni sulla economia online, io esposi che, a mio giudizio, sulla rete si realizza un fenomeno di lesione progressiva a catena dei diritti, nel senso che la lesione di un diritto, spesso il diritto alla concorrenza, procura la lesione del diritto alla privacy. Vedete come da una situazione si passa ad un'altra. E anche il momento della tutela dovrebbe essere, chiamiamolo, inclusivo, cioè non si può tutelare solo un frammento di danno, ma bisognerebbe dare una tutela a tutte le situazioni implicate. Beh, ma se questa autorità guarda solo la privacy, come fa a tutelare il resto? Non ha la sensibilità ad uno sguardo globale. Io dico che anche in questo caso, come nel DSA, si tratta un tema nuovo con gli occhi rivolti al passato. Siamo dei nostalgici. Andava composta in maniera diversa, non solo. Un'autorità europea non può vivere in un beato isolamento, avrà altre autorità con quali dialogare, ne ha tante, c'è il BEREC, c'è la commissione che fa da autorità antitrust, ebbene questo dialogo non c'è, quindi non può assumere informazioni dagli altri, perché non è inserita in un colloquio fruttuoso con le altre autorità, non solo, non è inserita neanche in un colloquio fruttuoso con le autorità nazionali. Se poi andiamo a guardare quali sono i poteri, e lì non so se... lasciamo stare per quale motivo, insomma, anche lì non si capisce bene che poteri abbia. Lì c'è proprio un velo di incertezza. Allora, il legislatore europeo, che era partito da un'ottima intuizione, porre delle norme cautelative secondo il principio della norma cautelare, prevediamo il danno piuttosto che intervenire a danno realizzato, si attraverso norme ovviamente precauzionali in ragione dell'essere e l'intelligenza, una sorta di sguardo precauzionale, avrebbe dovuto inserirla in un dialogo.
E soprattutto per quanto gli algoritmi, qui ora chiudo, riguardano il processo legislativo, è una cosa che a me interessa molto, quando l'intelligenza artificiale interviene nel processo legislativo, ebbene questa intelligenza assolutamente non determina la decisione politica, perché la decisione politica ha un'autonomia nella quale consiste, la prende in considerazione ma non ha l'obbligo di conformarsi. Ma affinché sia presa in considerazione come si deve l'intelligenza artificiale, io parlo nella procedura legislativa, non nel processo amministrativo, e quindi il grande sforzo che ha fatto il Consiglio di Stato a riconoscere ai cittadini, all'interessato, il diritto a essere informato, io dico che i cittadini dovrebbero entrare, lo so che sto dicendo una cosa forte, nella procedura legislativa per dialogare con il decisore che sta creando l'algoritmo. Il danno si previene, e se l'algoritmo deve essere, come io scrivo da tempo, ecco, c'è lei che dice, lo so, deve essere realizzato secondo un modello costituzionale, e noi dovremmo essere invitati a prendere parte alla procedura. C'è una bella giurisprudenza europea sulla partecipazione degli interessati all'istruttoria, fermo restando che l'istruttoria non vincola il decisore politico. Questo per me è un rapporto corretto, che non è quello che abbiamo, sia chiaro, tra tecnica e politica, che la tecnica indichi i mezzi, ricordiamoci il mito di Prometeo che regala il fuoco agli uomini ma poi lui muore incatenato perché la tecnica da sola non ti salva, diceva Aristotele, ci vogliono le virtù politiche, ed ecco la decisione politica che individua fini, obiettivi e disciplina sostanziale sull'algoritmo. Grazie per l'attenzione. Grazie, ringraziamo la professoressa De Minico per averci fatto riflettere su una questione direi fondamentale, che è quella della necessità della tutela dei diritti dei cittadini, delle libertà fondamentali dei cittadini, soprattutto in presenza della non neutralità dello strumento tecnico, e quindi del rischio praticamente che chi gestisce lo strumento tecnico possa perseguire interessi, come sono stati definiti, egoistici. È stato anche detto che le regole che sono state individuate a livello europeo non sono regole pienamente soddisfacenti, perché appunto non è possibile delegare poteri di carattere politico a soggetti appunto che perseguono interessi condizionati da impostazioni diciamo di carattere ideologico che potrebbero diciamo non coincidere con gli interessi di pubblici generali. Quindi necessità che sia invece il potere pubblico a gestire le regole della rete. Grazie professoressa De Minico. Passiamo adesso la parola al professore Carlo Colapietro. Prego professore. Grazie presidente, ringrazio anche il figlio Giovanna De Minico per questo sforzo. Per questo sforzo, diciamo, di organizzare questo bellissimo convegno e riportare tanta gente in aula, non ci siamo più abituati, non ci siamo, soprattutto gli studenti, quindi questo è un punto a favore degli studenti napoletani rispetto a quelli romani che se ne stanno dietro i tagliandini, diciamo, del computer. Allora, il processo di digitalizzazione dell'amministrazione è un lento cammino in corso da decenni. Le fasi di questa evoluzione si stanno susseguendo mediante la graduale trasformazione della macchina dello Stato in un vero e proprio Stato delle macchine. Come osservato proprio dalla collega Diana Galetta, dall'amministrazione ottocentesca fatta di carte, calamaio e inchiostro, si è passati ad un'amministrazione meccanica in grado di servirsi di macchine da scrivere e calcolatori elettronici. Poi ad un'amministrazione che impiega computer e la rete internet per perseguire i propri scopi, fino ad arrivare ad un'amministrazione 4.0 caratterizzata dall'impiego di algoritmi e di soluzioni di intelligenza artificiale. Ecco, il passaggio che voglio evidenziare in questa sede è proprio questo, la transizione dalla digitalizzazione all'automazione vera e propria della pubblica amministrazione. Ciò, sebbene rappresenti un traguardo importante che permetterà in un futuro prossimo un'azione più efficiente ed imparziale,
può cagionare dei rischi, giungendo finanche a provocare nuove forme di discriminazione, come ha rilevato poco fa Giovanna De Minico e anche in passato l'aveva già sottolineato. Si rende così necessario, diciamo, ripensare alcune categorie del costituzionalismo classico al fine di offrire una risposta più flessibile ed efficace alle sfide che le rompere dei nuovi poteri e soprattutto dei nuovi mezzi di esercizio del potere pongono dinanzi alla società odierna. A questo fine Enzo Cheri denotava appunto la nascita di un nuovo costituzionalismo digitale a carattere europeo, il cui fine è proprio quello di porre dei vincoli e delle regole al progresso tecnologico. Occorre dunque inquadrare tre elementi fondamentali di questa transizione: il principio di legalità, la tutela dei diritti fondamentali e la predisposizione di nuove forme di controllo sull'azione del potere pubblico automatizzato. Ecco, per questione di tempo mi concentrerò in modo particolare su quest'ultimo tema dei controlli da parte delle autorità amministrative indipendenti sulle decisioni algoritmiche. Chiaramente il punto focale dell'analisi avrà d'oggetto i possibili effetti delle nuove proposte normative relative alla regolazione del digitale e della tecnologia dell'Unione Europea sull'attività della pubblica amministrazione, con un'attenzione specifica alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, prima di entrare nel merito, occorre tracciare un brevissimo quadro del contesto normativo europeo all'interno del quale ci si muove, evidenziandone pregi e criticità. In primo luogo è bene notare che è in corso una sorta di vero e proprio processo di riaccentramento delle fonti nell'ambito del diritto eurounitario. Infatti l'Unione Europea sta mettendo a punto un'architettura normativa assai complessa al fine di regolare i fenomeni digitali. Se è vero che finora l'innovazione di maggiore portata era stata rappresentata proprio dall'adozione del GDPR, vi sono importanti proposte relative anche ad altri aspetti del fenomeno digitale che sono in fase di discussione ed approvazione presso le istituzioni europee. Già Giovanna ne ha fatto cento, il DMA e il DSA per quanto riguarda il mercato digitale, il DGA e il DA per quanto riguarda la governance dei dati, senza ignorare peraltro il regolamento e privacy che andrà a completare il disegno tracciato dal GDPR. Ciò che però qui più interessa, abbiamo detto, è la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, il cosiddetto Artificial Intelligence Act, presentato proprio nell'aprile del 2021. Occorre segnalare che questa proposta si inserisce in un contesto in cui l'unica disciplina al momento in vigore in tema di intelligenza artificiale è quella relativa alla tutela dei dati personali. Ed essa peraltro continuerà non solo a disciplinare in linea di massima l'intelligenza artificiale, ma regolerà per intero, anche a seguito dell'approvazione del regolamento, il settore della polizia e della giustizia, che sono esclusi dall'ambito applicativo della proposta. Questa coincidenza, diciamo, dipende dalla necessaria intersezione tra il trattamento dei dati e l'intelligenza artificiale, essendo i primi funzionali e necessari all'apprendimento e all'esecuzione dell'attività dell'intelligenza artificiale. Da ciò ne discende chiaramente che un trattamento scorretto del dato inficia necessariamente il risultato dell'elaborazione algoritmica realizzata appunto dalla macchina. Il fulcro della disciplina trova dunque la sua base normativa, già prima di uno specifico intervento in materia, nel GDPR, quale primo statuto giuridico sull'intelligenza artificiale. Quest'ultimo infatti sarciva già a partire dal 2016 il diritto alla spiegazione, alla revisione umana delle decisioni automatizzate, nonché il divieto di discriminazione. La proposta di regolamento quindi si inserisce in questo retroterra giuridico e mostra una chiara preferenza per la regolazione del fenomeno, in un ambito in cui è frequente la tendenza alla deregulation, delegando al mercato e ai suoi operatori la delimitazione dell'operatività di diritti e libertà. Ecco, passando anche al tipo di strumento prescelto, ovvero il regolamento in luogo della direttiva, come già era stato fatto nel caso della tutela dei dati,
Questo denota la volontà normativa di istituire dei vincoli uniformi e direttamente applicabili sul territorio europeo, con lo scopo di creare un quadro comune per gli Stati membri, salvo taluni spazi di autonomia in tema di sanzioni, disciplina del regulatory sandboxes e dei codici di condotta. Occorre osservare dunque che la ratio del legislatore europeo è da una parte quella di regolare i fenomeni in maniera uniforme e rispettosa di diritti e libertà dei singoli, dall'altra evitare che tale cornice possa pregiudicare lo sviluppo della tecnologia. A riguardo non si può certo ignorare che tale progetto rechi in sé dei limiti, ma la valutazione complessiva non può che essere positiva, in quanto un'inversione di tendenza ragionevole rispetto ad un approccio basato sulla pura e semplice deregulation è ciò che realizza quell'integrazione tra l'Europa del mercato e l'Europa dei diritti più volte auspicata appunto da Pitruzzella. Tanto premesso, soffermiamoci appunto sul corpo della proposta e su quelle che sono le novità. Le esigenze delle quali deve tener conto la proposta sono molteplici. Da una parte, diciamo, la volontà di individuare un quadro di riferimento chiaro ed esaustivo, dall'altra quella di doversi confrontare con tecnologie in continuo mutamento, contraddistinte da un funzionamento imprevedibile e fonti di rischi non calcolabili ex ante. Per queste ragioni la proposta si è mossa su due principali linee direttrici, volta ad attribuire flessibilità al testo e capacità di adattamento. A riguardo si è parlato appunto di disciplina future proof. In primo luogo si è infatti individuato un innovativo obbligo generale di aggiornamento conseguente alla revisione del regolamento, previsto ogni 5 anni dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza quinquennale. Tale previsione risponde al chiaro intento di creare un diritto stable but not still, soprattutto in vista della particolare mobilità della suddetta materia. In secondo luogo, la proposta predispone una classificazione dell'intelligenza artificiale in base al livello di rischio riscontrabile nel loro utilizzo, e soltanto relativamente a quelli ad alto rischio richiede una peculiare procedura di verifica di conformità prima dell'immissione sul mercato. Ecco, la particolarità deriva dal fatto che la normativa non richiede, come di norma, il rilascio di un'autorizzazione pubblica, ma pone il controllo a carico del produttore, spostando su chi ha interesse a commercializzare il prodotto l'obbligo di verificare il rispetto dei requisiti. Con ciò però ingenerando non poche perplessità in capo a chi ritiene che l'organo di controllo dovrebbe essere un soggetto terzo ed imparziale. Per quanto riguarda invece i sistemi non ad alto rischio e dunque non inficianti i diritti fondamentali e i valori dell'Unione, il sistema suddetto richiede soltanto dei più lievi requisiti di trasparenza algoritmica. Inoltre occorre porre l'accento anche sulla previsione del meccanismo delle cosiddette regulatory sandboxes, ovvero spazi di sperimentazione normativa funzionali al testare nuove tecnologie su un mercato controllato, valutando i risultati, benefici, rischi prima della loro effettiva immissione. Questo con l'idea di testare altresì i punti di contatto e di conflitto eventuale con la disciplina già operante in materia. In aggiunta è bene precisare che larga parte della regolazione proposta mutua il suo contenuto dalla disciplina in tema di GDPR. Si pensi ad esempio all'approccio regolatorio fondato sui fattori di rischio, ai doveri di trasparenza nei confronti degli utenti, alla determinazione della normativa applicabile in base al criterio della localizzazione del destinatario dell'offerta produttiva, ma anche alle certificazioni, ai codici di condotta in funzione correlativa e molte altre ipotesi di contatto. La proposta inoltre risulta basata su alcuni punti che riprendono in parte i principi elaborati dal gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale affidabile. Si tratta innanzitutto dell'individuazione di una nozione di intelligenza artificiale che sia neutra e il più ampia possibile. Si prevede inoltre la regolazione dei soli casi di intelligenza artificiale ad alto rischio, con la finalità di evitare fenomeni di elefantiasi normativa.
Si prevede l'introduzione di divieti nei casi di alto rischio di lesione per i valori dell'Unione e delle libertà fondamentali, nonché requisiti di trasparenza basilare in tutte le altre ipotesi. Ecco, tutte queste novità non sono però sufficienti ad evitare le molte perplessità espresse recentemente dalla dottrina e dallo stesso garante per la protezione dei dati personali. Motivi di dubbio derivano soprattutto dagli obblighi di conformità per l'intelligenza artificiale ad alto rischio, i quali dovrebbero da una parte essere valutati da un soggetto terzo ed imparziale, dall'altro tenere conto dell'intera normativa europea nel suo complesso, compresa quella in tema di privacy, faccio riferimento alla minimizzazione, alla privacy by design, punto di riferimento e confronto ineludibile. Ancora, in materia occorrerebbe un più puntuale coordinamento con il GDPR, coinvolgendo le relative autorità nella redazione di norme di armonizzazione. Si auspicherebbe a tal fine anche l'introduzione di una clausola di salvaguardia in favore del GDPR in caso di contrasto tra apparati normativi in sede applicativa. In ultimo, qualche dubbio sorge anche in ordine al sistema di governance che è stato tratteggiato. Infatti, al fine di sovraintendere e vigilare sulla corretta applicazione dell'Artificial Intelligence Act, così come già previsto in altre normative di derivazione europea, il legislatore istituisce diversi livelli di governance, sia a livello sovranazionale che nazionale. Quanto al primo livello, viene individuato il Comitato Europeo per l'Intelligenza Artificiale, costituito da rappresentanti delle omologhe autorità nazionali e dalla Commissione, nonché dal Garante Europeo per la protezione dei dati personali, a rimarcare proprio il forte collegamento esistente tra le due materie. Qual è il compito di questo Comitato? Quello di facilitare un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del regolamento, contribuendo alla cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la Commissione, nonché fornendo consulenza e competenza alla Commissione. Però, a potenziale scapito di questo compito, diciamo che il funzionamento del Comitato non sembra essere completamente indipendente da qualsiasi influenza politica, nella misura in cui si assegna un ruolo predominante alla Commissione europea, che non solo presiede il board, ma possiede anche un diritto di veto per l'adozione del regolamento interno. Venendo invece alle autorità nazionali, a questi il legislatore demanda un ruolo chiave nell'applicazione concreta della normativa. E ad oggi non risulta esserci alcuna precisa disposizione che ne definisca criteri per l'individuazione, lasciando agli Stati ampia discrezionalità, se non con unica previsione che queste autorità debbano essere organizzate e gestite in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità dei loro compiti e attività e formate da soggetti che abbiano competenze e conoscenze che comprendono una comprensione approfondita di tecnologie, dati, intelligenza artificiale, diritti fondamentali e via dicendo. Nel silenzio del legislatore nazionale, l'indicazione, a mio avviso, è interessante sotto due profili. Da un lato perché mostra la crescente tendenza del diritto dell'Unione a conformare i sistemi amministrativi nazionali anche in relazione a quei profili organizzativi e procedurali che storicamente erano riservati all'autonomia dei singoli Stati. Dall'altro è interessante perché conferma la necessità sempre più avvertita di competenze e abilità trasversali e interdisciplinari all'interno delle pubbliche amministrazioni, in ragione della complessità tecnica delle funzioni da esercitare. Si rileva quindi che il problema dell'individuazione delle autorità di controllo nazionali apre alla duplice e discussa opzione di creazione ex novo oppure di individuazione di una autorità già esistente. E da tale scelta è ovvio che possono derivare importanti conseguenze relative alla disomogeneità delle caratteristiche delle autorità dei rispettivi paesi. Sul punto il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e il Garante Europeo per la Protezione dei Dati sottolineano che le autorità nazionali per la protezione dei dati stanno già applicando il GDPR per quanto riguarda i sistemi di intelligenza artificiale che interessano i dati personali,
cosicché le suddette autorità per la protezione dei dati dispongono già in certa misura di conoscenze in materia di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e delle competenze nella valutazione dei rischi che le nuove tecnologie comportano per tali diritti fondamentali, requisiti tra i pochi che sono richiamati appunto dalla normativa. Pertanto, all'avviso di queste due autorità, la designazione dell'autorità per la protezione dei dati come autorità nazionali di controllo assicurerebbe un approccio normativo più armonizzato e contribuirebbe all'adozione di un'interpretazione coerente delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, nonché ad evitare contraddizioni nella loro applicazione nei diversi Stati membri. Mi avvio a concludere rimarcando appunto il fatto che la digitalizzazione della pubblica amministrazione è un presupposto necessario al fine di impiegare soluzioni di intelligenza artificiale. Come già accennavo in apertura, si tratta di due passaggi conseguenziali. Se l'amministrazione non riesce a dotarsi delle necessarie infrastrutture digitali ed a gestire i dati in maniera efficiente, non è certo possibile compiere il passo successivo e passare ad una progressiva automazione dell'attività amministrativa. Occorre notare che dal punto di vista della digitalizzazione il processo appare ben avviato, come notava il presidente Padroni Griffi già alcuni anni fa, mentre per quanto riguarda l'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale i ritardi sono ancora molti, soprattutto a livello di amministrazioni centrali. Abbiamo lavorato su un progetto da poco concluso con la Fondazione Codec e sono emersi appunto dati disarmanti sotto questo profilo. Tuttavia, nonostante le difficoltà e le non brevi tempistiche di attuazione, la sistematica introduzione di algoritmi e intelligenza artificiale nell'attività amministrativa rappresenta il futuro dell'amministrazione. È necessario così interrogarsi rispetto a quali saranno le prospettive regolative di questo fenomeno. Ebbene, anche la normativa sulla regolazione dell'intelligenza artificiale è in fase di elaborazione e sviluppo. Benché non vi siano speciali norme rivolte alla pubblica amministrazione, le regole dettate dalla proposta valgono anche in ambito pubblico e dunque occorrerà confrontarsi con l'applicazione di questa disciplina. L'amministrazione si troverà così a dover fare i conti con un costante aggiornamento delle norme, con la necessità di dover testare le tecnologie in spazi regolativi chiusi e delimitati come le sandboxes, nonché con un sempre più necessario approccio by design in grado di far interiorizzare alla tecnologia principi giuridici necessari a garantire la centralità dell'uomo e dei suoi diritti. Se è vero, come giustamente afferma Andrea Simoncini, che una dialettica servo-padrone di hegeliana memoria intercorre tra tecnologie e decisioni umane, occorre evitare un inaccettabile rovesciamento di prospettiva in cui la macchina asserve il padrone secondo una logica efficientista che smarrisce il senso dell'impiego della tecnologia. In quest'ottica soltanto la regolazione del fenomeno e l'adozione di tutte le necessarie tutele e protezione dei diritti possono garantire la miglior forma di applicazione delle tecnologie, e ciò vale soprattutto in ambito pubblico. Grazie. Grazie professore Colapietro, grazie per averci richiamato, per averci ricordato appunto l'estrema importanza di questa transizione ad un'amministrazione che ha definito amministrazione 4.0, completamente diversa da quella cui noi della nostra generazione siamo abituati a confrontarci. Ovviamente in questo ambito ha messo in evidenza correttamente l'importanza anche della proposta di regolamento di intelligenza artificiale da parte appunto dell'Unione Europea, proposta che tuttavia,
brillantemente rilevato, ha luci ma anche numerose ombre, luci che derivano dal fatto che finalmente si è posta mano alla necessità di regolamentare un fenomeno così significativo, soprattutto con la volontà di istituire vincoli che siano direttamente applicabili anche nei confronti degli Stati membri. Dall'altro lato, è ovvio, ci sono dei limiti, il limite fondamentale, ma ne aveva parlato anche la professoressa De Milico, e su questo dobbiamo ovviamente riflettere con estrema attenzione, quello del controllo, perché ho parlato di controllo, questo controllo che ovviamente non viene rimesso integralmente ad una pubblica autorità, ma poi ai soggetti amministratori della rete, i quali ovviamente hanno una loro impostazione tendenzialmente ideologica finalizzata al perseguimento di interessi, come aveva detto la professoressa De Minico, egoistici. Grazie professore, passiamo allora alla relazione della professoressa Elena D'Orlando, che ci parlerà di innovazione tecnologica e fonti del diritto. Grazie Presidente, e a mia volta ringrazio innanzitutto l'amica e collega Giovanna De Minico e anche direi l'impeccabile comitato organizzatore per avere reso possibile questa intensa giornata di studio che poi proseguirà domani con la tavola rotonda con le istituzioni. Nel tempo che mi è stato assegnato desidero condividere con voi alcune riflessioni che si muovono sul piano della teoria delle fonti, perché indubbiamente l'avvento dell'intelligenza artificiale e di tutti i suoi sviluppi ha un impatto notevole sulla produzione normativa, e questo impatto ha assunto nel recente passato, almeno per come la vedo io, dei connotati di complessità forse in passato non immaginabili. In realtà il tema sottostante a quello che sto dicendo è un tema colossale ed è un tema che non è nuovo, cioè quello del rapporto evocato anche da Giovanna tra politica da un lato e tecnica e scienza dall'altro. Ebbene, la importanza e la pervasività dell'innovazione tecnologica oggi portano a interrogarsi sulla crisi di quella che, perlomeno nello Stato democratico pluralistico, è la tradizionale legittimazione del diritto, cioè il diritto politico. Dicevo, il fenomeno non è nuovo, la tecnica ha cercato sempre e si è imposta sempre come fattore un po' di erosione della decisione politica. Penso alla fattispecie più tradizionale, mi rivolgo agli studenti che voi conoscete, quella della delegazione legislativa, cioè quella fattispecie per cui la tecnica, diciamo, determina uno spostamento del baricentro dei processi normativi dal legislatore all'esecutivo. Però il nostro sistema delle fonti ultimamente ci ha dato altri segnali, alcuni già ampiamente metabolizzati dalla dottrina, come per esempio la perdita di natura e funzione delle stesse fonti primarie, che recano prescrizioni sempre più dettagliate e spesso anche caratterizzate da una forte componente tecnico-scientifica. Oppure ad altri fenomeni, come quello dell'attrazione della normazione, potremmo dire sempre più verso il basso, nel senso che una quantità sempre maggiore oggi di produzione normativa proviene da fonti non di rango primario, ma addirittura da atti che, stricto senso, fonti nemmeno sono. Penso alle linee guida, alle circolari, alle direttive. Ma il fenomeno che ci pone di fronte l'intelligenza artificiale è un fenomeno ancora più radicale, perché qui siamo proprio al di fuori del classico paradigma di formazione del diritto politico basato sul circuito rappresentanza-responsabilità politica. Qui ci poniamo invece in forme di costruzione del paradigma normativo che vengono attratte verso orbite eccentriche rispetto a questi tradizionali schemi di produzione, e fino a giungere a veri e propri fenomeni di concorso di politica e scienza o addirittura di riserve di competenza tecnico-scientifica che sono molto valorizzate dai cosiddetti science and technology studies, soprattutto in termini di coproduzione normativa. Adesso ovviamente non posso soffermarmi su questo. Questi esempi li faccio semplicemente per dire questo, che oggi come oggi
lo studioso del sistema delle fonti non assiste più solo a fenomeni, dicevo, ormai metabolizzati e tradizionali, quali la classica fuga dalla legge o fuga dal regolamento, penso alla letteratura sulle tanto discusse fonti terziarie, su cui adesso parimenti non mi soffermo, ma assistiamo a una fuga dal diritto politico tout court. E questo ovviamente porta a delle questioni che dal piano della normazione si traslano inevitabilmente su quello dell'amministrazione, perché ciò che muta è la natura intrinseca del parametro di legalità. Anche qui do per scontate molte cose, l'uditorio è molto qualificato, ma mi rivolgo ancora agli studenti, voi sapete, se analizziamo il tema in una prospettiva diacronica, come questo parametro di legalità sia mutato nel corso del tempo, a seconda in particolare che ci collochiamo all'interno di una visione liberale, tipica dello Stato liberale, oppure in una visione più propria dello Stato sociale di diritto, dove legalità non è più conformità alla legge in senso stretto, ma appunto ad una regola di diritto, concetto che esprime al tempo stesso un vincolo più, se vogliamo, limitato in raffronto alla concezione tradizionale, ma al tempo stesso più ampio, perché coinvolge parametri ulteriori rispetto a quello formalmente legislativo. E qui sta il punto. La legalità, il parametro di legalità, il principio di legalità come noi siamo abituati ancora oggi a considerarlo, si fonda sempre e comunque su un diritto di natura politica. E quindi il tema che si pone, di cui immagino la relazione di Roberto Cavallo Perin ci illustrerà in maniera più dettagliata, per esempio con riferimento alla legalità algoritmica, voi capite allora che l'intelligenza artificiale ci pone di fronte ad un nuovo mutamento, ad un nuovo salto di qualità, potremmo dire, del parametro di legalità. Il punto è come costruirlo allora, come fare in modo che la scienza e la tecnica, o in generale utilizziamo questo termine sintetico, questa locuzione sintetica, l'innovazione tecnologica, possa essere integrata efficacemente all'interno del paradigma normativo, all'interno di questa regola di diritto che oggi ancora per noi deve essere il punto di riferimento che la pubblica amministrazione si pone di fronte quando deve compiere le sue scelte di azione e di organizzazione. Questa è un po' una riflessione che, per come l'ho costruita, richiama un po' sul terreno delle fonti una delle sfide più interessanti che attualmente caratterizzano la teoria della complessità, che è una teoria che in realtà è applicabile ad ogni organizzazione di cui si voglia orientare l'evoluzione, cioè la necessità di passare da una visione programmatica ad una visione di tipo strategico, cioè ad una visione, in altre parole, che miri a predeterminare le condizioni del proprio sviluppo non indipendentemente dagli eventi e dalle contingenze, ma anzi che si sviluppi proprio imparando dagli eventi e dalle contingenze. E qui il collega Colapietro mi ha già anticipato la necessità, ragionando in termini di fonti del diritto, di pensare, se vogliamo rispondere all'interrogativo che ponevo prima, a paradigmi di normazione nuovi, che siano in particolare flessibili nei contenuti, che siano modulabili se serve anche nella durata degli effetti e che, e qui è il punto cruciale, che siano plurali nella legittimazione. E questo ovviamente, l'avrete capito, pone la necessità di mettere in discussione alcuni punti di approdo a cui è raggiunta una impostazione della teoria delle fonti essenzialmente di ispirazione formale astratta. E lo dico molto chiaramente, e qui è l'approccio culturale che fa la differenza, perché non tutti, in base alla propria formazione giuridica, sono disponibili a mettere in discussione certi punti di approdo. L'intelligenza artificiale e il diritto, un rapporto problematico. Rapporto problematico che deriva
dal fatto che l'intelligenza artificiale presenta delle caratteristiche che potremmo dire ontologiche e che per ragioni di tempo devo dare per scontate, ma il pubblico, ripeto, è qualificato. Dicevo, intelligenza artificiale che presenta delle caratteristiche ontologiche che la caratterizzano in modo molto diverso dalle categorie che appartengono alla dimensione giuridica. Facciamo alcuni esempi. Le risultanze scientifiche, voi sapete, sono oggetto di costante, di continuo aggiornamento. È un dato fisiologico questo della scienza. E questa mutevolezza continua può creare problemi dal punto di vista giuridico, perché mette in discussione che cosa? Uno dei capisaldi della nostra cultura giuridica, che è il principio di certezza del diritto e di quei corollari necessari che sono i principi di eguaglianza e di non discriminazione. Altro profilo che rende scienza e diritto difficilmente conciliabili. Le scienze applicate hanno ad oggetto una serie molto diversificata di casi, molto diversificata di materiali. E questo significa che ogni differenza va mantenuta nel momento regolativo proprio per impedire che ci siano delle regolamentazioni giuridiche indifferenziate e quindi irragionevoli. E allora anche qui ci troviamo di fronte ad esigenze che a volte mal si conciliano con l'idea di diritto come sistema codificato di norme. E ancora, i processi di produzione normativa, noi sappiamo, anche i più rapidi, richiedono comunque tempi lunghi. Questo che cosa significa rispetto alla velocità del progresso tecnologico? Che spesso la norma arriva tardi rispetto alle esigenze di normazione che provengono dalla realtà. Oppure ancora, dall'altra parte, pensiamo al fatto che la complessità scientifica richiede di essere governata attraverso competenze tecniche altamente specializzate che spesso difettano al decisore politico. E queste differenze dobbiamo tenerne in considerazione, perché è vero quello che diceva Giovanna, che è la politica che decide, però teniamo presente anche che già oggi la tecnologia intelligente non è più relegata in quel ruolo del tutto marginale di mezzo per il raggiungimento del fine politico. Oggi la tecnologia intelligente è in grado di incidere in maniera molto significativa sulle decisioni che producono effetti giuridici rilevanti, come si ricordava, sui diritti e sulle libertà dei cittadini, individuali e collettive. E quindi acquista un ruolo sempre più rilevante nel determinare il risultato della decisione politica. Ci sono oggi alcune tecnologie che, grazie alle loro caratteristiche tecniche, possono offrire delle vere e proprie risposte normative a determinate problematiche, che sono diverse da quelle fornite dai consueti paradigmi di regolazione. Questo è un tema che peraltro secondo me è affrontato in maniera molto efficace da certa dottrina inglese, che a riguardo ha coniato un'espressione secondo me molto felice, che è quella di Law 3.0. Legge 3.0, per indicare appunto gli esiti di questa che loro chiamano la Technological Disruption of Law. Ora, la domanda che di fronte a questo dobbiamo porci qual è? Come tentare, come accennavo prima, di ricondurre a paradigmi compatibili con il primato della legittimazione democratica i rapporti tra intelligenza artificiale e fonti del diritto? Ho detto in altri termini, dobbiamo chiederci se gli strumenti giuridici tradizionali di produzione normativa possano effettivamente creare un insieme di regole adeguate a disciplinare puntualmente l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ovviamente bilanciando in questo senso rischi e benefici, che sinteticamente quali sono? Benefici evidentemente migliore soddisfacimento dei diritti e un'azione pubblica più rapida, più efficace, più economica. E quali sono i rischi? Molti sono già stati evocati da chi mi ha preceduto, per cui li ricordo molto velocemente.
i cosiddetti black box problems che derivano dalla inintelligibilità, spesso e volentieri caratterizzante la tecnologia, dal fatto che datasets che siano inidonei dal punto di vista quantitativo o qualitativo, cioè presenti nei cosiddetti bias, possono creare discriminazioni ed effetti pregiudizievoli. O ancora, come si ricordava poc'anzi, rischi che derivano dalla dimensione per lo più privata delle tecnologie intelligenti, perché ovviamente sono detenute dalle big tech companies. E ultimo rischio, che una disciplina giuridica dell'intelligenza artificiale troppo rigida e troppo dettagliata finisca per creare una sorta di gabbia al progresso e all'innovazione tecnologica. Dall'altra parte però non bisogna dimenticare, e qui concordo con Giovanna, che non possiamo lasciare che l'intelligenza artificiale sia abbandonata all'autoregolamentazione. E questo per ragioni evidenti sulle quali non mi soffermo. E allora qual è la risposta che possiamo dare sul piano della teoria delle fonti? Come costruire oggi un nuovo parametro di legalità che tenga conto di tutte queste problematiche? Io direi, pensando ad un modello, e in questo senso il modello che ha tracciato il collega Colapietro con riferimento alla proposta di regolamento europeo presenta caratteristiche a mio avviso molto interessanti. Dicevo, un modello che presenti essenzialmente tre caratteristiche. Primo, un modello di normazione che sia aperto alla partecipazione di comitati di esperti, di gruppi di specialisti, quindi innestando la tecnica dentro il procedimento normativo, che tra l'altro è una modalità di rapporto tecnica-politica ben nota anche nel nostro ordinamento. Pensiamo a tutte le tecniche di drafting, in particolare alla Betz Regulation e così via. Secondo elemento, un modello di normazione che sia aggiornabile, come o mediante la tecnica del rinvio ai risultati della scienza, un rinvio mobile evidentemente, o attraverso l'utilizzo di altre tecniche legislative che sono molto diffuse nel panorama comparato ma non altrettanto nel nostro ordinamento, e mi riferisco per esempio alle cosiddette sunset clauses, cioè quelle clausole che prevedono una disciplina normativa a tempo e quindi l'obbligo di revisione dopo un determinato lasso temporale, oppure la cosiddetta experimental legislation, a cui mi pare facesse riferimento anche il collega Colapietro, cioè la possibilità di sperimentare in settori circoscritti, di testare in settori circoscritti il modello normativo. Quindi un modello di un paradigma normativo non più strutturato, per sintetizzare, come un insieme monolitico di norme giuridiche, ma come un insieme di strumenti eterogenei, alcuni dei quali, quelli giuridici, prescrivono ciò che deve o non deve essere fatto. Altri elementi, quelli invece tecnici, che stabiliscono solo ciò che si può o non si può fare. Questo è un modello in cui, dalla parte, guardando il tema dalla prospettiva del diritto del sistema delle fonti, diritto e scienza possono trovare un'integrazione. Dall'altra parte però, come ricordava anche il collega Colapietro, è necessario anche un approccio speculare, ovvero sia, è necessario anche che progressivamente sia lo stesso dato giuridico ad essere incorporato nell'architettura tecnologica. E da questo punto di vista la letteratura comparata ha già riflettuto e scritto di una sorta di principle of administrative law by design, ovvero sia la necessità che all'interno dell'architettura tecnologica venga già incorporato il dato normativo che consenta alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei principi che le sono propri. Si tratta non di una novità, il collega l'ha ricordato, già l'articolo 25 del GDPR ne tratta allorché parla di privacy by design, quindi è un solco, potremmo dire, già tracciato.
Molto brevemente, visto che il tempo è scaduto, se guardiamo come nel panorama comparato i diversi ordinamenti hanno affrontato il modo di governare l'intelligenza artificiale da parte del diritto, troviamo essenzialmente due punti di riferimento interessanti. Un primo punto di riferimento, adesso tralasciando la dimensione internazionale nazionale ma, e sovranazionale, ma concentrandomi su quella nazionale, un primo esempio è quello degli ordinamenti che privilegiano il ricorso al soft law. Il soft law, come voi sapete, è uno strumento che consente di tenere in considerazione tutte le problematiche di cui parlavo prima, in termini di aggiornamento della disciplina e così via. È un modello che troviamo soprattutto nel Regno Unito e che tra l'altro è un ordinamento in cui il soft law tradizionalmente ha sopperito in qualche modo alla carenza di una disciplina legislativa organica sull'organizzazione e sul procedimento amministrativo, incentivando quindi forme di self-government in diversi settori. Quindi diciamo per loro era un po' la via naturale questa. Quali sono gli inconvenienti di questo approccio? Evidentemente gli inconvenienti sono che si tratta di strumenti privi di carattere vincolante e non ci sono mezzi per assicurarne l'attuazione. A livello parimenti nazionale poi troviamo altri modelli di normazione che privilegiano invece più un approccio di hard law e dalle indagini che ho fatto un esempio, un modello che mi è sembrato particolarmente interessante è quello canadese, in cui già da qualche anno, quindi prima ancora della proposta di regolamento di cui parlava il collega Colapietro, sono stati messi in evidenza dei punti irrinunciabili a cui ci si deve attenere se le pubbliche amministrazioni federali, in quel caso, vogliono ricorrere all'intelligenza artificiale. Primo, Algorithmic Impact Assessment, cioè una valutazione di impatto, come si ricordava prima, dell'algoritmo sulle situazioni giuridiche soggettive per stabilire un sistema di garanzie commisurate. Il principio di trasparenza, che i canadesi declinano come obbligo di comunicazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale. Obbligo di spiegazione comprensibile della decisione automatizzata e come obbligo di rendere accessibile il codice sorgente. Terzo, necessità di assicurare la qualità dell'intelligenza artificiale per evitare bias, quindi effetti distorsivi. Quarto, la garanzia di strumenti di ricorso avverso la decisione algoritmica, quindi per renderla pienamente giustiziabile, e infine obbligo di revisione della disciplina ogni 6 mesi. Quindi in questo caso mi pare che si sia trovato un ragionevole bilanciamento tra la rigidità della fonte da un lato e l'apertura, l'aggiornamento e la flessibilità della disciplina dall'altro. D'altra parte a me pare che questo modello, questo modo di costruire il nuovo paradigma normativo con cui la pubblica amministrazione si trova a misurarsi, sia l'unica strada per evadere da quel dilemma della complessità di cui parlavo all'inizio, che altrimenti ci pone davanti a delle situazioni che non convincono, cioè da una parte allora il diritto per fronteggiare la complessità dovrebbe risolversi in una proliferazione potenzialmente incontrollata di fonti sempre più specializzate, rinunciando quindi al paradigma normativo generale astratto, con conseguenza evidente incertezza del diritto. Dall'altra parte, invece, l'altra soluzione estrema, il legislatore dovrebbe abdicare dal perseguire la generalità dei fini politici, limitandoli o selezionandoli, ma non credo che questo si addica alla legge come fonte a carattere libero e a competenza generale, di cui tra l'altro il legislatore non sempre nemmeno può disporre, e mi riferisco evidentemente al tema delle riserve di legge. Per cui a me pare che questo modello che ho tentato, sebbene molto sinteticamente, di tratteggiare,
possa essere la forma che oggi assume nella dimensione giuridica la risposta al dilemma della complessità che l'intelligenza artificiale ci pone. Grazie. Grazie alla professoressa D'Orlando che ha toccato, che ha esaminato uno dei problemi fondamentali nello studio del diritto, lo sanno tutti gli studenti oggi presenti, il sistema delle fonti è una delle questioni, delle prime questioni che affrontano gli studenti nei loro studi. E qui il problema è quello dell'impatto che sulla produzione normativa può avere l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica. E il problema di fondo è che si stanno realizzando delle forme di produzione normativa assolutamente eccentriche rispetto a quelle che noi abitualmente conosciamo. Si sta quasi verificando un mutamento della natura dello stesso parametro di legalità che non è più, non consiste più in un diritto di natura politica, ma ha delle fonti di tipo esogeno. E la professoressa ci ha anche invitato a riflettere, secondo me, su un punto molto, molto significativo e problematico, che è quello della immediata precettività di talune acquisizioni scientifiche nel nostro ordinamento, circostanza questa che ovviamente mette in crisi un poco il principio di legalità su cui si fonda il nostro Stato di diritto. Quindi, sono state messe in evidenza appunto tutte queste problematiche, ma ovviamente sono state date anche, e su questo dovremo riflettere, delle soluzioni, cioè la necessità di individuare un nuovo modello di parametro di legalità, e sono stati anche indicati alcuni elementi. A me è sembrato particolarmente significativo quello della partecipazione, che in fondo la partecipazione dei soggetti portatori delle conoscenze è uno dei, l'ha detto la professoressa, anche nell'attuale ordinamento è uno dei sistemi attraverso i quali determinati soggetti possono intervenire nel procedimento legislativo. Ecco, questo potrebbe essere una delle vie perseguibili insieme a quell'altra della flessibilità del modello, della possibilità di aggiornamento di tali modelli in progress. Grazie professoressa per questa sua interessantissima relazione. Passiamo adesso al professore Guido Scorza, che è il commissario garante per la protezione dei dati personali. Prego professore. Intanto grazie, buongiorno per l'invito, complimenti a Giovanna non solo per averci riportato tutti di presenza, che rende questo giorno bello di per sé, ma anche per la scelta, non so se devo accendere o acceso, ma anche per la scelta dell'argomento di questa discussione, che credo sia di straordinaria. C'è qualcosa che non va? Ok, credo che sia di straordinaria attualità, soprattutto a valle, se possiamo dirci a valle, di 2 anni di pandemia che hanno impresso un'accelerazione senza precedenti alla trasformazione digitale del Paese e naturalmente alla trasformazione digitale dell'amministrazione, ma torno su questo nel mio intervento. Lo hanno fatto, per come spesso le cose accadono, in un periodo di emergenza, quindi far di corsa non significa necessariamente far bene, e però è questo argomento ugualmente straordinariamente attuale alla vigilia o poco lontano dalla vigilia dell'attuazione di questo più volte evocato PNRR, questo piano di ripresa all'insegna in particolare proprio della trasformazione digitale da capo del Paese e dell'amministrazione, che però con la pandemia condivide il fattore tempo, perché da capo torniamo finalmente a parlare di trasformazione digitale dell'amministrazione anche in maniera importante, però lo facciamo con un riflettore particolare acceso sul calendario. Quindi credo che il tema di oggi è un tema decisamente attuale. Vengo rapidamente alle poche cose con le quali avevo pensato di intrattenervi. Moltissimi stimoli della mattinata mi impongono di spendere qualche minuto su ciò che è stato detto a proposito di ciò che sta accadendo a Bruxelles, cioè del tema della governance del fenomeno che abbiamo davanti. Ecco, io dico
senza mezzi termini, perché i mezzi termini, come dire, richiedono più parole di quante non ne richieda una scelta, diciamo, dritta al punto. Naturalmente, fatto un disclaimer, il garante per la privacy è un organo collegiale, io sono aritmeticamente un quarto del garante, parlo per quel quarto e non parlo per gli altri tre quarti, sono meno di un quarto, sempre nella dimensione aritmetica, perché in caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio. Allora, quello che sta accadendo a Bruxelles nella dimensione della governance, diciamo, del digitale a tutto tondo, sicuramente l'intelligenza artificiale è un pezzo importante di quella trasformazione digitale. Confesso di essere abbastanza d'accordo con quanto ho sentito dire sin qui, in particolare proprio dalla professoressa De Mini, che insomma non è che mi convinca del tutto. Non è il tema della mia relazione, quindi devo necessariamente dirlo in sintesi: non mi convince nel metodo sotto più profili, non mi convince nel merito, non mi convince nel metodo innanzitutto per un tema che è stato evocato anche adesso dalla professoressa D'Orlando. Insomma, i tempi della regolamentazione convenzionale dovremmo, insomma, imparare tutti quanti a dircelo in maniera molto molto franca, sono semplicemente incompatibili con i tempi della trasformazione digitale. Noi stiamo pensando di scrivere oggi un regolamento concepito nel 2021, penso a quello sull'intelligenza artificiale, ma non è molto diverso il discorso per il Digital Service Act, che, se tutto va bene, leggendo semplicemente il draft di regolamento che abbiamo oggi, forse arriverà in porto a Bruxelles per la fine del 23, e che forse, visto che già oggi dice poi i paesi avranno 2 anni prima che diventi direttamente applicabile, governerà le cose dell'intelligenza artificiale nel 2025. C'è solo la strada della franchezza, e la strada della franchezza dovremmo impararla da 25 anni, anzi 30, di governo o non governo di internet. Il mercato non aspetta il regolatore. Quindi naturalmente non possiamo immaginarci che il mercato multimiliardario degli algoritmi, saldamente nelle mani di 4 o 5 al massimo superpotenze tecnologiche, si metta alla finestra ad attendere di capire se nella categoria 1, nella categoria 2 o nella categoria 3 individuata dal legislatore europeo una cosa si può fare a metà o non si può fare. Il mercato imporrà attraverso la forza della tecnologia. Code is law è uno spot, ma non soltanto uno spot nel diritto anglosassone, ormai da un po' il codice, il software è una forma di regolamentazione per definizione nell'ecosistema digitale. Quindi, diciamo, primo problema che vedo di metodo in quel contesto lì è un problema legato ai tempi della regolamentazione. Quell'approccio regolamentare è un approccio regolamentare drammaticamente fallimentare. Drammaticamente fallimentare per il problema dei tempi, perché di fatto noi oggi ci ritroviamo in un contesto nel quale in particolare l'impresa europea guarda all'annuncio di quella regolamentazione che verrà quasi come se fosse una regolamentazione, e come dire, orienta i suoi comportamenti nella prospettiva che forse quella roba lì accadrà, cosa che non sappiamo neppure se accadrà, ma naturalmente questo significa, come dire, andare avanti con il freno tirato. Sempre per stare al metodo, e qui Digital Service Act e Digital e draft di regolamento sull'intelligenza artificiale hanno qualcosa in comune, lo anticipava prima il professor Colapietro, è ovvio che ci troviamo di fronte a istanze fortissimamente accentatrici da parte della Commissione europea, che a un certo punto dice: adesso ci penso io. L'adesso ci penso io è nella dimensione, diciamo, di politica, di geopolitica del governo dell'ecosistema digitale, super condivisibile, nel senso che è ovvio che il singolo paese nulla può rispetto ad un fenomeno che ha abbandonato ormai da tempo gli steccati e i confini nazionali, e quindi la dimensione minima dal punto di vista geopolitico grafico è evidentemente quella europea. Però questo, se è condivisibile nella dimensione della regolamentazione alta, non è condivisibile dal mio punto di vista nella dimensione della governance e dell'enforcement. Cioè, la Commissione europea, dal punto di vista dell'enforcement, dell'applicazione delle regole che si stanno scrivendo, dovrebbe avere il coraggio, ce ne vuole tanto, di fare un passo indietro,
perché se noi oggi siamo qui intorno a questo tavolo a parlare dell'impatto della società degli algoritmi sulle persone e sui diritti è perché molti di quei diritti che verranno in gioco domani sono diritti fondamentali. E lì, come dire, la scelta è stata presa con la Carta fondamentale dei diritti. Quando in gioco vengono dei diritti fondamentali, la politica deve fare un passo indietro, i giudici e le autorità amministrative indipendenti devono fare un passo avanti. Applicare le regole del Digital Service Act e applicare le regole del draft di regolamento, del regolamento sull'intelligenza artificiale che verrà, dal mio punto di vista, non può essere un tema che veda coinvolta in nessun modo la Commissione europea, che è comunque un soggetto politico nel senso più pieno del termine. Mezza parola sul merito di questo intervento normativo alto che si sta cucinando a Bruxelles. Lo diceva, credo, in termini difficilmente superabili proprio Giovanna De Minico poco fa. Insomma, qui c'è un errore di prospettiva mastodontico, perché stiamo cedendo al principio che, siccome la tecnologia va di corsa, siccome la quantità dei contenuti condivisi nello spazio pubblico telematico è enorme per qualsiasi autorità di regolamentazione, per qualsiasi giudice, noi deleghiamo un potere che in democrazia è e deve essere appannaggio esclusivo di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente a dei soggetti privati. E lo facciamo, cosa che oggettivamente spiazza almeno chi guarda il mondo da questa parte del mondo, lo facciamo a valle di quel drammatico gennaio dello scorso anno in cui abbiamo assistito, a prescindere dal colore politico, a prescindere dalla simpatia o antipatia del personaggio, ad un presidente in carica degli Stati Uniti d'America, in carica per poco e sopra le righe quanto ci pare, sbattuto fuori dall'ecosistema digitale, non per aver violato una regola di legge, ma per aver violato il termine d'uso di una piattaforma o di più piattaforme, con decisione di ostracismo digitale assunta non in nome del popolo, ma in nome degli azionisti di queste piattaforme. Quello era un campanello di allarme, come dire, secondo me fortissimo, che doveva suonare, del quale dovevamo far tesoro e in relazione al quale bisognava dire basta a questa forma, diciamo, di esproprio di poteri tipicamente democratici delegati a soggetti privati. Nelle cose della privacy c'è un precedente illustre che ugualmente non ha insegnato assolutamente nulla. Il precedente illustre è il famoso diritto all'oblio, che abbiamo delegato anche lì con scelta teleologicamente condivisibile, giuridicamente insostenibile, ai motori di ricerca. Noi oggi abbiamo affidato ai motori di ricerca il compito di decidere cosa, passato un certo intervallo di tempo, debba appartenere alla storia del mondo e cosa viceversa debba ritornare nella profondità del buco nero di internet, sostanzialmente irrintrovabile e illeggibile per chiunque. Quindi diciamo che in questo approccio europeo da più parti esaltato, condivisibile nella dimensione, come dire, di un'Europa che si rialza e dice adesso però dovete rispettare tutti quanti le mie regole, io di perplessità ne ho parecchie. Ma questo non è il tema del mio intervento, ma gli stimoli di questa mattina erano stati tantissimi. Vengo quindi più rapidamente di quanto non avrei già fatto alle poche cose che vorrei condividere con voi. La trasformazione digitale dell'amministrazione. Credo che ci siano un paio di punti fermi, uno più fermo degli altri. Non esiste un bivio, nel senso che non esiste spazio dal punto di vista giuridico, credo neppure politico, ma questo mi interessa di meno, per dire che nel 2022 la pubblica amministrazione deve usare tutte le risorse anche digitali disponibili, ivi inclusi evidentemente gli algoritmi. Io credo, ma questo, come dire, è sede in cui tutte le persone al tavolo da questo punto di vista ne sanno molto più di me, quindi lo dico a bassa voce volando, che è semplicemente efficienza, buon andamento, imparzialità dell'amministrazione, dell'articolo 97, ovviamente è, come dire, norma da leggere con il calendario alla mano, e quindi non è né efficiente, non è imparziale e non ha niente del buon andamento un'amministrazione che utilizzasse la penna e l'inchiostro per far di conto nel 2022. Quindi diciamo, dalla Costituzione alla 200
141 del 90, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, al famoso articolo 12 del codice dell'amministrazione digitale, folgorante direi, fulgido esempio di norma incapace di governare la tecnologia, era il 2005 e noi continuiamo a applicare una norma che evidentemente viene da lontano. Quindi diciamo, un punto è chiaro, non c'è un bivio, la pubblica amministrazione oggi deve, non può utilizzare il digitale e gli algoritmi, di altro non possiamo discutere, ogni scelta diversa, prima sarebbe anacronistica e poi sarebbe giuridicamente probabilmente anche costituzionale. Insostenibile. Altro aspetto, quello che mi interessa più da vicino, come si pone il diritto alla protezione dei dati rispetto a questa trasformazione digitale. Come spesso accade in maniera diametralmente opposta rispetto alla narrativa mediatica sul punto, cioè la privacy non è, non può essere, non deve essere, non vuole essere ostacolo al processo di trasformazione digitale del paese e dell'amministrazione. Intanto una indicazione direi sufficientemente chiara, però insomma tanto vale ricordarcela tutta, è nel titolo del regolamento generale sulla protezione dei dati, che complice quell'acronimo che a suo tempo si è scelto, cioè GDPR, tutti tronchiamo lì, regolamento generale sulla protezione dei dati. In realtà il testo del titolo della disciplina per eccellenza sulla protezione dei dati proseguirebbe, direbbe, nonché alla libera circolazione di tali dati. Quindi nella dimensione della disciplina europea sulla protezione dei dati, quella che sta ispirando la regolamentazione in materia in giro per il mondo, a voler guardare con un brisolo di correttezza e onestà intellettuale alle cose, la libera circolazione dei dati è il fine e la creazione di una legge uniforme in materia di protezione dei dati è il mezzo e non viceversa. Quindi direi che per definizione non può esservi spazio alcuno per ritenere il diritto alla privacy un ostacolo alla trasformazione digitale. I dati devono essere utilizzati e devono essere utilizzati ovviamente anche dall'amministrazione. Io credo, ma ne abbiamo lette tante su Twitter e sui giornali e questa l'abbiamo letta un po' di meno, che un esempio straordinario di quello che ho appena detto sia nell'amato, odiatissimo Green Pass. L'Europa in 15 giorni ha avuto un passaporto sanitario. Non vi fosse stato un GDPR, non vi fosse stata una legge uniforme sulla protezione dei dati, in particolare quelli sensibili, in giro per l'Europa, la pandemia sarebbe finita, per lenta che fosse stato, e noi il Green Pass non l'avremmo avuto, perché evidentemente mai avremmo trovato in un intervallo di tempo così breve una possibilità di dire che un cittadino italiano si imbarca su un volo a Roma, scende a Parigi piuttosto che a Berlino, e di là i suoi dati personali personalissimi sono trattati allo stesso modo. Quindi ce l'abbiamo lì davanti l'esempio. Il GDPR è una risorsa non solo ed esclusivamente per la protezione del simulacro del diritto fondamentale alla privacy. Il GDPR è una risorsa perché in una società che stiamo chiamando la società dei dati, il GDPR è diventata l'ex mercatoria europea sui dati personali. Quindi su ciò che in assoluto vale di più in questa stagione della vita del mondo. Altro elemento, ma qui vado ancora più di corsa perché ho la serenità di avere al tavolo il presidente Carbone, che per primo ha scritto questa è storia che ci ricorda ancora Google, attenzione all'oblio perché potrebbe disinvicizzarla, però una delle prime, tutto sì. Tu sì, è la sentenza che mi preoccupa che venga disindicizzata e noi ce la giochiamo. A te è difficile dimenticarti, ne convengo avendoti incontrato in posizioni diverse, perché il GDPR identifica, la bestia nera della protezione dei dati in senso assoluto nei trattamenti automatizzati, nei trattamenti finalizzati all'assunzione di decisioni automatizzate, e dice addirittura in generale questi sono vietati, ma dove apre una porta, o anzi dove apre un portone, e quando dice quel trattamento lì, quella decisione lì, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
che la pubblica amministrazione, anche nella logica della protezione dei dati personali, possa e anzi debba, per quello che dicevo prima, utilizzare algoritmi, anche laddove gli algoritmi presuppongano il trattamento di dati personali, circostanza della quale non possiamo dubitare. Stiamo solo ed esclusivamente discutendo del come quei dati devono essere trattati per arrivare a meta. E devo dire che il GDPR, dal mio punto di vista, dice la cosa più naturale del mondo, e cioè dice: siccome c'è un tema di bilanciamento, l'efficienza di quell'azione versus la privacy del singolo, che sia il decisore pubblico attraverso la legge, ma oggi anche attraverso il regolamento, oppure apre il discorso che si faceva prima delle fonti, addirittura attraverso un atto amministrativo generale, a decidere dove si bilancia, come si bilancia, come si trattano questi dati. Vado dritto alla conclusione di questo intervento. Abbiamo detto che l'amministrazione in digitale deve funzionare per precetto costituzionale e ordinario, abbiamo detto che il diritto alla privacy non è di ostacolo alla trasformazione digitale dell'amministrazione come vi ho rappresentato. E allora qual è però il problema? Perché un problema naturalmente esiste. Il problema è che a sua volta la trasformazione digitale dell'amministrazione non è un fine. La trasformazione digitale dell'amministrazione non è un obiettivo, non è un obiettivo nemmeno nel PNRR. Io non posso continuare a leggere sul giornale che si è raggiunto un obiettivo del PNRR perché si è trasformato in digitale qualcosa che prima in digitale non poteva farsi. Quello per me non significa assolutamente nulla. Come paese democratico non abbiamo raggiunto nulla. Il tema è: attraverso quel processo di trasformazione digitale dell'amministrazione abbiamo inciso in maniera positiva sui diritti e sulle libertà dei cittadini? Se la trasformazione digitale è divenuto strumento di amplificazione dei diritti e delle libertà e del funzionamento dell'amministrazione, allora quello può essere un obiettivo. E però qui quello a cui abbiamo assistito fino a qualche settimana fa, ma direi a qualche giorno fa, perché gli ultimi titoli dei giornali sugli obiettivi di digitalizzazione raggiunti dal PNRR erano di qualche giorno fa, e qui credo che sia veramente un errore di prospettiva importante, perché digitalizzare per digitalizzare appunto non è l'obiettivo, è digitalizzare bene. Vi faccio e poi resto in silenzio tre esempi a mo' di flash, in maniera tale, come dire, da fugare il dubbio che queste siano pure astrazioni. Un esempio si chiama Green Pass. Il primo Green Pass che è stato presentato in questo paese dentro un testo di legge era un Green Pass tirato fuori al grido digitalizzare per digitalizzare. Mettiamo un certificato dentro uno smartphone e mangiamo in giro il certificato. Il certificato scritto per esteso, con sotto ti sei vaccinato, non ti sei vaccinato, quanto tempo fa, con quale vaccino, hai una patologia per la quale non puoi vaccinarti. È bastato un dialogo, forse un po' rumoroso, però insomma i dialoghi sono belli se sono franchi, poi se si litiga pazienza purché si faccia pace, è bastato un dialogo con il governo, complice una grossa mano che è arrivata da Bruxelles, per carità, per dire: vabbè, ma insomma più o meno ci siamo, però usiamo il QR code. Oggi il QR code è uno strumento per cui se vai in pizzeria ci leggi il menu, e non ci libereremo mai del QR code. Altro esempio dietro l'angolo, lo speed per i minori. A un certo punto arriva una idea straordinaria, l'identità digitale di Stato. Uno degli obiettivi del PNRR, ma uno degli obiettivi dell'agenda digitale europea in generale, è chi è il paese che ha in giro più identità digitali, e ad un certo punto chi è il paese che ha in giro più identità digitali. È ovvio che, come dire, se ce ne hai 50 milioni sei più bravo del paese che ce n'ha 30 e che ce n'ha 20. Ma da capo, non è che possiamo ridurre la trasformazione digitale ad un fatto puramente numerico. E però qualcuno a un certo punto dice: come faccio ad aumentarle? Diamo uno speed anche ai neonati. Ora, un'identità digitale data ad un neonato, che naturalmente è privo di qualsiasi tipo di capacità di agire ancor prima che giuridica, mentre espone quel neonato ad un rischio di furto di identità e quindi di violazione della privacy pari a 100, non aggiunge assolutamente nulla al funzionamento dell'amministrazione. È ovvio che lì la privacy si fa ostacolo, ma si fa ostacolo nel ricordare al governo che va bene dare un'identità digitale almeno al ragazzino in età scolare che possa spenderlo per il registro scolastico, prima di
allora che ci deve fare? Devo raggiungere l'obiettivo, ma lo metto da parte quell'obiettivo. Ultimo dei, chiudo anche il tablet a conferma che ho finito, ultimo degli episodi nei quali, come dire, abbiamo assistito a questo fraintendimento tra la privacy blocca la trasformazione digitale, la raccolta delle firme attraverso strumento digitale per i referendum. Anche qui, come dire, facciamo capirci, nel senso che non è che la privacy ha detto di no all'utilizzo del digitale per la raccolta delle firme. La privacy ha semplicemente aperto la Costituzione, nemmeno una legge qualsiasi, ha preso atto della circostanza che quando c'è un referendum dentro ci sono essenzialmente tre soggetti coinvolti, perché c'è evidentemente la Cassazione, perché ci sono evidentemente i promotori, perché c'è evidentemente il cittadino che firma, e che dentro una legge sulla trasformazione digitale, non di riforma della Costituzione, a un certo punto è saltato fuori un soggetto gestore di una piattaforma digitale per la gestione del referendum, scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non è, mi risulta, tra soggetti coinvolti nella gestione di un referendum, che sulla base di regole che si sarebbe dettato da solo, da soggetto privato, fornitore del servizio di piattaforma, avrebbe di fatto, con il famoso code e slow, deciso come si partecipava, come si promuoveva e come si partecipava ad un referendum in Italia. Beh, probabilmente quella da capo non è un esempio di trasformazione digitale virtuosa, e quindi che la privacy sia ostacolo rispetto ad un processo non virtuoso di trasformazione digitale, onestamente per me diventa solo ed esclusivamente ragione di vanto. Scusate se sono andato lungo, grazie infinite, resto qui ad ascoltare naturalmente. Grazie per questa interessantissima relazione, ma soprattutto per averci ricordato che l'innovazione tecnologica è al centro dell'agenda di governo oggi, e che la trasformazione digitale, la transizione digitale costituisce uno degli elementi portanti del PNRR, sicché insomma il professore ha messo in evidenza come talvolta, diciamo, i tempi della tecnologia non coincidono con i tempi del diritto, quindi un invito ovviamente ad una maggiore efficacia dell'azione pubblica in questo settore. Grazie, diamo la parola allora al professore Roberto Cavallo Pein, che ci parlerà del principio di legalità dell'amministrare per algoritmi. Prego professore. Grazie Presidente, grazie Giovanna per questo stupendo convegno che mi sembra stia andando benissimo, e spero di non abbassarne il tono, ma avete sollevato molti problemi, io cercherò di affrontarne solo uno, perché mi sembra già molto. Che cosa mi pare che sia stato toccato più volte? Per poter amministrare con algoritmi dobbiamo rimanere in uno Stato costituzionale democratico, e su questo non abbiamo dubbi. La domanda diventa: entro che limiti questo principio di legalità è osservato? La risposta che comunemente si dà è: c'è un 3 bis 24190, di per sé soddisfa la nostra legalità, di che ci poniamo altro? Io avevo già in altra occasione, e nel contributo fatto con Diana Urania, tentato di dire, ma poi l'ho solo detto in parte, quindi oggi assolvo il pezzo che manca, o ci provo, avevo tentato di dire che l'articolo 22 di GDPR, di cui è stato già ampiamente citato più volte, fa riferimento alla norma dello Stato membro dell'Unione Europea, nel caso in cui si voglia divenire a l'eliminazione dell'intermediazione umana. Quindi sembrerebbe ribadire la tesi di chi invece dice no, ci vuole un ulteriore intervento normativo. Io sarò ancora più severo e ritengo che non sia sufficiente quell'intervento normativo in sé, ma debba essere un intervento normativo ragionevole, cioè il principio di ragionevolezza, e se volete anche di proporzionalità, così stiamo in ambito europeo e non in ambito nazionale. Mi pare che vada a contornare quell'articolo 22. Cercherò di spiegare perché, e nel farlo partirò da colui che ci ha insegnato, come dire, credo, non so se poi, io ho sempre pensato fosse il primo a dire questa cosa, cioè
Eisenman, nel suo contributo del 1957, il diritto, le droits amministratifs e le principi di legalité, nell'étude document de conseil d'état, in cui molto semplicemente, io l'ho trovato sbalorditivo quando lo lessi la prima volta, disse che il principio di legalità va declinato in tre. Non difformità, non contrarietà, scusate, due conformità formale, tre conformità sostanziale. Allora, tanto per essere chiari, sgombrare il tavolo da molte equivoci, la non difformità probabilmente fa riferimento all'epoca in cui gli esecutivi avevano una legittimazione propria su base reale, insomma, sto pensando alla Costituzione del 1830 in Francia, alla nostra del 48 in Italia, e quindi c'è un'area, pensate all'esercito, poi noi alcuni nostri teorizzatori negli anni 20 pensavano anche ai servizi pubblici, in cui l'amministrazione è libera di agire salvo divieto. L'altra invece è l'idea che c'è l'area dei diritti, e quindi dopo il 48, se volete, 1861 in Italia, la coppia di queste due norme significa che un potere della pubblica amministrazione non esiste se non è previsto. E il terzo era quello che lasciava più perplessità. Dice, ma come? Insomma, abbiamo previsto la conformità formale, c'è un fondamento normativo, i poteri dell'amministrazione, cos'è sta conformità sostanziale? Io credo invece che avesse ragione lui. E avesse ragione lui nel metterci quest'ansia che oggi noi ritroviamo nella tecnologia. Quindi facciamo buon uso di chi ci ha preceduto, cercando di vedere un po' di più e di aggiornare ai tempi d'oggi quello che loro ci avevano suggeriti all'epoca. Devo dire che nella lettura di questo scritto mi faccio molto influenzare da una costituzionalista italiana che io amo molto, Lorenza Carlassare, e in particolare nel suo scritto sul potere del governo del 1966, che va a interpretare tutti i principi e i criteri direttivi delle riserve relative di legge, non in chiave nei confronti delle norme, come tutti diciamo che sono facili, ma nei confronti dei provvedimenti, cioè quali sono gli enunciati normativi che il legislatore deve comunque scrivere affinché sia soddisfatta la riserva relativa nell'attribuire un potere alla pubblica amministrazione. La risposta di Carlassare, e che poi ha con sé la Corte Costituzionale, sia prima di quando scrive, sia dopo, è esemplare. La risposta di Carlassare è: il principio di legalità sostanziale equivale a sindacabilità dell'atto amministrativo. Non dice poi davanti al giudice, ma è evidente che anche, ovviamente, anzitutto davanti al giudice, ma sindacabilità addirittura in sede amministrativa. Questo è un punto fondamentale del ragionamento. Io poi ho sempre inteso questa lettura di Carlassare in una chiave diversa, cioè del fatto che dava per scontato gli elementi di definizione del potere di cui oggi è l'articolo 21 septies 241 del 90, che vuol dire quelli di... Ah, chiedo scusa, devo parlare sul microfono perché l'algoritmo non mi prende, va bene. Cioè davo per scontato, devo guardare lì, però è difficile guardare lì, ma va bene. Vedete che poi non sono gli algoritmi a condizionarci, ma il genere umano, l'ossessione umana del genere. E quindi questa è la prova provata. Ma vedete... Ok, non cercherò di muovermi il meno possibile, per me è un po' una fatica, ma... Stavo dicendo che probabilmente nel pensiero esplicito e forse un po' implicito di Carlassare c'è anche la definizione legislativa di ciò che noi consideriamo elementi essenziali dell'atto amministrativo, quindi quello che oggi è la definizione del 21 septies e non solo 21 opties, cioè elementi di annullabilità. Ma dato per scontato questo, gli elementi di annullabilità, state attenti che si risolvono in quanto è necessario definire affinché un sindacato in concreto sull'esercizio del potere sia possibile. Tanto per essere chiari, un'analisi della sentenza della Corte Costituzionale ti rivela, io ne ho trovate due o tre solo, casi abbastanza limitati, in cui effettivamente il Corte Costituzionale dichiara che l'operare del vizio di eccesso di potere, se non funziona, il legislatore è obbligato a indicare principi e criteri. In ogni altro caso è sufficiente, quando funziona il vizio di eccesso di potere, purché funzioni il vizio di eccesso di potere, non ho bisogno d'altro. L'intervento della Corte è quando effettivamente trova fatica nel trovare dall'analisi normativa qualcosa che lo induca a consentire questo sindacato di logicità.
Cosa c'entra tutto ciò con noi? C'entra nel senso che adesso dovete avere qualche minuto di pazienza. Io, da quello che ho imparato dagli ingegneri, è che l'implementazione di un algoritmo si fonda su alcuni elementi essenziali. Cioè, c'è questa fase, c'è stata detta in chi ha introdotto, di addestramento training, in cui l'algoritmo analizza un insieme di dati, di casi, scusate, traduciamolo nel nostro linguaggio, di casi, descritti dai dati che sono rappresentativi dei fatti giuridicamente rilevanti, con le relative decisioni adottate sui medesimi, siano esse interpretazioni di norme o enunciazioni di principi, se vogliamo stare al 21 septies, violazione di legge, eccesso di potere, eh? Interpreto oppure enuncio principi, cioè è sempre lo stesso, quello di logicità, seppur articolato in vizi di, in figure sintematiche. Oppure scelte discrezionali, addirittura sarebbe in grado di ricostruire le scelte discrezionali di un'amministrazione, ma oggi non ce ne occupiamo. E perciò è importante sottoporre in fase di allenamento un sufficiente numero di casi, correlando così moltissimi fatti giuridicamente rilevanti con le relative decisioni. A questo punto il software è in grado di affrontare casi che non conosce, che noi conosciamo ma che lui non conosce, e può essere utilizzato su larga scala, e a me pare che una via d'uscita che è bene tenere in mente, che vale anche peraltro per le reti neurali su cui mi son fermo un minuto subito dopo, a me pare che l'unica cosa che bisogna aggiungere alla normativa vigente è che prevede una sperimentazione prima del rilascio, come dire, nel funzionamento. Io credo invece che vada mantenuta anche dopo. Cioè l'articolo 22, io lo leggo con una fase in cui, cioè del DGPR, lo leggo in chiave di, in combinato col 10 bis della 241 del 90, e quindi facciamo diventare una prova algoritmica sul campo, cioè mentre sta funzionando, consentendo alle parti di dire la loro in contrasto con la decisione assunta. Così correggiamo l'algoritmo e lo correggiamo in modo sistemico. Cioè se noi scopriamo che c'è un preconcetto che l'algoritmo ha preso non da se stesso, ma dalla purtroppo i preconcetti che l'uomo ha e che gli abbiamo insegnato, perché noi abbiamo i preconcetti, non l'algoritmo. L'algoritmo lo rileva nel nostro modo di operare, allora possiamo andare a correggerlo. Qualcuno dice, ma sì, questo sistema ci sta svelando che i giudici americani hanno la mania di prendere provvedimenti contro le persone di colore. Allora dobbiamo deciderci. O abbiamo il coraggio politicamente di eliminare questo elemento e andiamo a cambiare l'algoritmo, oppure dichiariamo a tutti che abbiamo problemi in tal senso. Questa è la... L'idea non è star solo fuori, ma stare dentro, cioè usare il 10 bis, quindi non solo nei casi di procedimenti stanza di parte, sarebbe nei confronti di tutti, e usarli anche nei confronti neanche per dare a notizia di un futuro provvedimento non solo negativo ma anche positivo. Nelle reti neurali cambia qualcosa? Secondo me no, perché in realtà voi sapete, le reti neurali hanno questi elementi di input in cui comincio a inserirli, lo posso fare in modo predeterminato, oppure buttargli dentro la casistica e l'algoritmo comincia ad assumere i pesi in modo tale da realizzare in fase di allenamento quell'esito. Ma allora, se questo è vero che, come dicono gli ingegneri, non si è in grado di spiegare, è stato detto stamattina, il modo in cui decide, che però si è dimenticato di dirci un pezzo di verità, se non indicando unicamente i pesi che questi sono stati assegnati alle varie decisioni. Oh, però, scusate, non possiamo essere così indifferenti alla nostra storia, ma in quanti casi una gara d'appalto, un concorso è stato deciso in ragione di numeri assegnati alle varie prove? E quindi non è una novità che la motivazione dell'atto amministrativo arrivi dai numeri. E quindi in tal senso dobbiamo cominciare a pensare che noi dobbiamo sapere quali sono i pesi, e questo è il punto di trasparenza fondamentale, ma dobbiamo anche sapere che modificando i pesi modifica la decisione. Quindi se la decisione non piace andiamo a modificare i pesi fino a quando viene una decisione che piace. Ora l'effetto unico è che stiamo lavorando all'interno del procedimento. Stiamo ancora avendo l'intermediazione umana, ma stiamo cominciando a correggere quell'algoritmo in modo tale da portarlo a livelli di a crescita della correzione dell'errore. Quindi vogliamo sapere anche qual è la percentuale d'errore che di solito in quel momento va a conquistare.
Superata poi quella fase, vediamo, ed è qui il punto, la norma di cui parlavo prima, quella dello Stato dell'Unione Europea, posso buttarla fuori come voglio? No, deve essere l'esito di questa sperimentazione. Non solo quella d'allenamento iniziale, ma anche quella di confronto all'interno dei procedimenti. Quindi io all'esito di questa soluzione vado a produrre una norma la quale dice, avendo un report dell'attività, non so, per 3 anni abbiamo provato a farlo uso nelle seguenti amministrazioni con questi risultati e con queste correzioni, e quindi pensiamo di poter, come dire, consentire l'eliminazione dell'intermediazione umana. Questo io ritengo sia una legge proporzionata, in assenza della quale, secondo me, l'articolo 22 darebbe, come dire, mano libera alle scelte del legislatore, è stato già detto, ma no, anche del regolamento di ogni singola amministrazione, ma all'esito di una sperimentazione trasparente, pubblica e non fatta dal singolo produttore, che mi pare cosa molto diversa. Non so io dire prima quanto tempo ci vorrà, perché dipenderà da quante amministrazioni ci lavorano, da quanti casistica è stata in grado di raccogliere e così via. Questo modo di ragionare, secondo me, risponde all'idea dei nostri, di Carla Sarre e di Eisenman, i quali, secondo me, quando parlavano di legalità o conformità sostanziale, intendevano esattamente questo, soprattutto con riferimento, secondo me, alle norme di azione, cioè alle norme che disciplinano l'annullabilità dell'atto amministrativo, ma non escludo che possa riferirsi anche a quei bilanciamenti a cui faceva riferimento prima la collega D'Orlando, perché noi sappiamo che i bilanciamenti stanno anche nella definizione dei diritti e dei poteri, perché sappiamo una cosa importante, che il legislatore ha un problema. E non voglio riferirmi al fatto di chi oggi in Parlamento davvero decide o quanto la politica sia in grado oggi di tenere in mano le decisioni, cosa che non mi avventuro neanche a iniziare. E lascio a chi mi ha preceduto la responsabilità. Ma concordo con chi mi ha preceduto nell'idea che non si può che passare attraverso una riappropriazione da parte dell'ente pubblico, e questo credo che nel modo in cui l'ho indicato, dovendo usare procedimenti amministrativi, non può che essere tale, e farlo in modo trasparente, consentendo nel contraddittorio di tirar fuori l'andamento e il modo in cui le cose si producono. Ricordando però un'altra cosa, che secondo me il legislatore, dobbiamo farcene un po', come dire, una ragione, non so come dire. Ci sono dei periodi in cui il legislatore non sa o non vuole decidere, e soprattutto in casi come questo ho paura che spesso sì, quello che abbiamo già ottenuto di norme o che potrebbero arrivare, è giusto chi dice arrivano in ritardo, ma arrivano in ritardo per una ragione molto semplice, che non sa o non vuole. Sul non sa possiamo dargli una mano noi. Cerchiamo di dargli tutta la mano possibile e immaginabile, perché ne avrà bisogno. E se non vuole diventa complicato, perché se non vuole non riusciamo a farlo cambiare idea. Ma siamo consapevoli di un'altra cosa, che quando il legislatore non sa o non vuole, insomma non produce norme generali astratte, ce n'è un altro produttore di norme che è il giudice, e quello non può rifiutarsi di decidere. E quindi forse tutta questa nostra opera sarebbe bene continuarla anche solo per le grandi decisioni che potrebbero essere dei pali e dei fari di riferimento per il prossimo futuro, sulla base del quale intenzione, secondo me, ritornerà poi il legislatore, perché la storia è quella. Il legislatore lascia le grandi decisioni e poi, a ragion veduta, quando in realtà le situazioni si sono poi, come dire, consolidate, farà le proprie scelte e magari in modo innovativo. Grazie della vostra attenzione. Grazie professore Cavallo Perin, che con la sua consueta chiarezza ci ha dettato un po' le regole del come si fa amministrazione per algoritmi. Ovviamente il professore è partito dal
presupposto che sia necessario un intervento normativo che sia ragionevole e proporzionale, ha detto. Ma come arrivare a tale intervento normativo? Ha fissato appunto alcuni principi procedurali, alcune regole procedurali fondamentali, cioè il controllo sull'algoritmo e sui preconcetti, ha detto il professore, che noi abbiamo sull'algoritmo, e la correzione dell'algoritmo in relazione alla percentuale di errore in esso individuati. Da qui, praticamente, dal rispetto, diciamo, di questa tecnica procedurale, possiamo arrivare appunto alla formulazione della regola, diciamo, della regola che ci consente di ritenere appunto un procedimento algoritmico praticabile nell'ambito di un procedimento amministrativo. Grazie appunto per queste riflessioni. Passiamo adesso alla relazione del presidente e amico Luigi Carbone, che ci parlerà dell'algoritmo e il suo giudice. Presidente Carbone, dov'è? Ah, qua. Guardavo dall'altra parte. Sì. Sono sistemato. Presidente Carbone, che ha presieduto, diciamo, il collegio che ha adottato la sentenza 2270, mi pare il 19. Manco io lo so che non. Che ha dato proprio pastura, sì. Tutta una serie poi di giudizi del Consiglio di Stato, di sentenze del Consiglio di Stato che si sono mirabilmente occupate di questa materia. Prego Luigi. Grazie. Quando con la compagna di studi universitari, Giovanna Diminico, abbiamo deciso il titolo di questo intervento, l'algoritmo e il suo giudice, un po' letterario se volete, pensavamo proprio all'esigenza di spiegare come una Corte Suprema, come il Consiglio di Stato, si pone in concreto quando si trova davanti il caso in cui deve giudicare su un algoritmo. E io devo dire, non volevo dire che la sentenza era mia, cioè avevo un mio, però l'avete detto tutti, quindi per adesso a questo punto ci siamo già, avete spoilerato il finale. Comunque, se tutti diciamo che un algoritmo deve essere explainable, deve essere leggibile, secondo me anche l'atteggiamento delle corti deve essere leggibile, deve essere comprensibile, non deve essere un vaticinio, un oracolo come la Sibilla Cumana, che peraltro sta qua vicino, e se no diventa pure quello una scatola nera, un responso che viene da una black box. E oltre che leggibile, l'atteggiamento delle corti deve essere coerente, deve dare certezze, non deve essere imprevedibile cambiare da una sentenza all'altra, e lo dico sapendo che qualche volta questo accade, deve essere non volubile, deve individuare dei principi stabili, soprattutto su materie nuove, su materie non ancora codificate, perché il problema è proprio questo, l'avete detto quasi tutti che siete intervenuti, Elena non so dove sta, la norma arriva tardi, ma l'avete detto veramente tutti, e quando la norma non c'è, però non è che la tutela si ferma, dice no aspetta tu no, hai avuto un torto, ma io giudice non mi pronuncio perché non c'è la legge, il giudice deve comunque trovare un modo per provvedere. E allora cerchiamo di capire qual è appunto l'approccio scelto dal Consiglio di Stato. Ecco, visto il titolo, io naturalmente che è sull'amministrazione digitale, mi concentro solo sul giudice dell'amministrazione, cioè sul Consiglio di Stato, ma in realtà ci sono anche altre giurisdizioni coinvolte, di fronte a questo nuovo modo di provvedere dell'amministrazione, perché l'amministrazione prende e lavora per algoritmi, e quindi tu ti trovi da giudice dell'amministrazione a dover giudicare di un'amministrazione che lavora in questo modo nuovo. Vorrei dare tre stagioni a questa piccolissima epopea, è appena all'inizio, ma molte ne verranno, diciamo. La prima stagione è un piccolo prequel, come in tutte le belle saghe che si rispettino c'è sempre un prequel. Poi, diciamo, ci sono due pietre miliari, cioè il centro di partita, e poi, diciamo, una terza fase che potremmo chiamare il cantiere di una giurisprudenza, il cantiere per la costruzione di una giurisprudenza. Cominciamo dal prequel. La nostra storia è un prequel nel 2017, TAR del Lazio 3769 del 22 marzo 2017. Io scandisco i numeri perché sono soprattutto gli studenti, poi gli piace di segnarseli, e quindi e poi se giocano pure all'otto, che è giusto, è una cosa che qua a Napoli viene bene, 3769. Perché la collega Quiligotti, molto curiosa, è una che adesso tra l'altro lavora con il consigliere giuridico proprio del ministro dell'innovazione di Colau, e ha messo per la prima volta, questo è importante, l'accesso direttamente alla espressione algoritmica, perché l'amministrazione ha detto no, io ti do le istruzioni, basta, ti do le istruzioni in italiano. E ha detto il TAR del Lazio, sentenza non impugnata, quindi poi passata in giudicato, quindi non c'è giurisprudenza del Consiglio di Stato, semplicemente perché è diventata giudicato il TAR.
Non è dirimente che il software sia compilato in linguaggio incomprensibile, non solo al funzionario ma anche al privato. Non ci frega niente, accedi uguale. Non è dirimente che il software sia elaborato non dall'amministrazione ma da un privato specificamente competente. Il codice sorgente, appunto, l'algoritmo, è un atto amministrativo con piena accessibilità perché anche se tu mi dai le istruzioni in lingua italiana, la descrizione delle modalità di funzionamento dell'algoritmo, quindi le istruzioni, il riassunto, assicura una conoscenza assolutamente non paragonabile a quella che deriverebbe dall'acquisizione del richiesto linguaggio sorgente. Non mi basta la traduzione in italiano, devo consentire per avere una buona tutela l'accesso all'espressione algoritmica. Quarto, sì, è un'opera d'ingegno commissionata, ma siamo pieni di opere d'ingegno a cui noi diciamo comunque consentiamo l'accesso. Quindi che fa il nostro prequel che ci interessa? Apre la porta. Avremmo potuto tenerla fuori questa regola matematica, è roba di matematici, noi siamo giuristi. Per fortuna, con un atto di grande, diciamo, secondo me anche umiltà oltre che curiosità, sforzo di multidisciplinarietà, si apre la porta. Andiamo a vedere. Una volta che abbiamo aperto la porta, ecco il centro di partita, le milestone. E ce ne sono due, c'è questa più volte evocata, e quasi ho un imbarazzo, 2270 dell'8 aprile 2019, e poi ce n'è una seconda, quindi sono due le milestones, la 8472, sempre del 2019, però di fine anno, credo che sia, sì, del 13 dicembre, Santa Lucia. Allora, la prima entra nel vivo, la 2270, è veramente il primo caso. Oh, adesso questa cosa che vi sto dicendo è interessante perché quando sono stato a Parigi il 21 febbraio scorso c'è stato l'evento della presidenza francese dell'Unione Europea, una roba proprio fantastica, ci sono tanti colleghi francesi, i francesi queste cose le fanno benissimo. C'era il mondo schierato alla Cour de Cassation, il commissario europeo, il ministro, il presidente della Corte Europea di Giustizia, Corte di Giustizia, insomma, un luminare per tutti, il presidente della CEDU, presidenti o comunque rappresentanti di tutte le corti costituzionali, le corti di Cassazione e Consigli di Stato, perché grazie a Dio il Consiglio di Stato, insomma. Okay. Tutta questa gente, poi ci siamo divisi in panel, io naturalmente sono andato al panel del Consiglio di Stato, ho raccontato, perché il titolo era Le Juge et le Temps, perché c'era le juge du temps court, dell'urgenza, e le juge du temps long, e questo era il temps long, cioè il tempo lungo, il giudice che deve giudicare su una cosa che appena gli inizi. E io, siccome mi sembrava attinente, gli ho raccontato questa sentenza sull'algoritmo. Questa è stata talmente apprezzata che poi nel panel finale, quando si sono fatti, credo, i cinque casi europei più importanti di tutti, la finalissima, è entrata pure questa sentenza sull'algoritmo. Quindi, insomma, è una roba che, insomma, ci difendiamo non nelle coppe, diciamo, di calcio, ma almeno nelle cose delle sentenze. E vabbè. E quindi il caso di questa sentenza più o meno lo conoscete, insomma, c'era una procedura di assegnazione delle sedi del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'istruzione, non si chiama più pubblica, delle assunzioni a tempo indeterminato del Ministero delle Istruzioni, interamente gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, quindi tu non avevi nessun contatto umano, e con dei provvedimenti poco razionali, poco spiegabili, docenti che si trovavano lontanissimo da casa e docenti meno titolati che si trovavano vicino casa, senza motivazione, senza un funzionario che avesse valutato le singole situazioni. Questa vicenda arriva in Consiglio di Stato e secondo voi il Consiglio di Stato che fa? La prima cosa che sente l'esigenza di fare? Io non so voi che avreste fatto, ma la mia prima cosa è rasseriniamoci. Noi avevamo un TAR del Lazio, no, questo va detto perché dobbiamo parlare, sennò facciamo la sibilla qua, che aveva citato Orwell, cioè aveva detto no, attenzione, mai si può soppiantare l'attività cognitiva che solo un istruttore affidato ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere, ostando alla deleteria prospettiva orwelliana, di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti, sembrava Michelangelo, negli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, oltre che l'articolo 6 della CEDU. E noi abbiamo detto, vabbè, ho capito,
keep calm and enjoy algorithm, cioè questa è stata proprio la prima cosa, keep calm, perché capito, perché se no qua, capito, cioè, se torniamo al medio, com'era quello lì, carta, penna e calamai. Allora abbiamo la prima cosa che ha fatto così, cioè tutto a posto, è una cosa buona questo algoritmo, e abbiamo detto in termini ben più nobili, diciamo, adesso io parlo soprattutto ai ragazzi, perché io mi piacerebbe che poi tanto l'algoritmo, guardo proprio l'occhio del grande fratello, l'algoritmo lo gestite voi, noi abbiamo imparato su vecchie cose, quindi diciamo che l'utilizzo di una procedura informatica non deve essere stigmatizzata, come avevano fatto, citando Orwell, ma anzi deve essere incoraggiata, comporta vantaggi, la riduzione dei tempi procedimentali per operazioni ripetitive, dico banalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza, o peggio ancora, dolo del funzionario, cioè il foglietto che passa così il computer non te lo fa passare, la maggiore garanzia di imparzialità della decisione automatica. Quindi è cosa buona, l'algoritmo è cosa buona. Una volta che ha rasserenato, la seconda cosa che fa, quindi quello in primis, in secundis, fornisce un fondamento costituzionale, secondo una declinazione direi moderna dell'articolo 97 della Costituzione, che chiaramente è stato, diciamo, redatto prima che esistesse proprio neanche gli elaboratori elettronici, e diciamo che l'affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaia una doverosa, è un termine calibrato questo, doverosa declinazione dell'articolo 97 della Costituzione, coerente con l'attuale evoluzione tecnologica. Cioè, se noi abbiamo un principio di efficienza e buon andamento e il mondo cambia, l'articolo 97 regola quel mondo e quindi fa entrare anche procedure che non erano concepibili all'epoca in cui la Costituzione è stata scritta. Quindi che facciamo qui come Consiglio di Stato? Facciamo entrare, dopo aver aperto la porta, questo l'aveva già fatto il TAR del Lazio, quello che ci troviamo dietro questa porta lo facciamo entrare nel mondo giuridico, facciamo entrare anche l'espressione matematica, doverosamente, con un avverbio che secondo me è importante, cioè non è che possiamo scegliere se farlo o no, ma dobbiamo farlo, perché se questo è un modo in cui l'amministrazione amministra meglio, noi dobbiamo far entrare e mettere a tavola anche una roba scritta da matematici. Terza cosa che facciamo: una volta fatta entrare l'espressione algoritmica, si fornisce un inquadramento giuridico per poter maneggiare questa nuova situazione, e quindi si dice che la regola è comunque un atto amministrativo informatico soggetto alle regole del diritto amministrativo, anche se poi applicata e talvolta anche evoluta, sviluppata dalla macchina, e si forniscono subito due principi, due rotte. Cioè, visto che stiamo navigando in mare aperto, guardiamo due stelle importanti, dove sta Orione e la stella polare, e così ci cominciamo a capire quali sono questi due principi: la conoscibilità in ogni aspetto e la sindacabilità da parte del giudice amministrativo. La conoscibilità, mi verrebbe da dire, i primi vagiti dell'explainability, adesso tutti parlano dell'explainability, noi veramente sapevamo veramente come maneggiare, e quindi all'inizio si diceva è una declinazione rafforzata del principio di trasparenza in tutti gli aspetti, gli autori del procedimento, il meccanismo di decisione, le priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale. E il professor Cavallo Peri diceva appunto: ma noi siamo abituati a valutare con i numeri, e infatti io dico esatto, allora spiegacelo anche conoscendo l'algoritmo. E c'è anche un accenno al deep learning, anche se non era materia della sentenza, dicendo e se proprio c'hai la macchina che va per conto suo, perché l'avevamo pensato che una mezza frase la dovevamo scrivere, e quindi non è tutto conoscibile prima, e noi lo diciamo, cioè, però fai comunque, se non puoi avere questo ruolo ex ante, un ruolo ex post con test frequenti. Quindi tu dopo 10 giorni, 15 giorni che va da sola, vai a controllare dove sta andando. Test, aggiornamenti e se del caso aggiustamenti a valle. Quindi non è che mo perché la macchina pensa da sola, o come diceva Turing all'inizio, tu non è che la vuoi. Cioè, l'importante è che stia dentro questo nostro mondo, dentro il mondo giuridico. E quindi l'ultimo punto che fornisce questa prima sentenza del Consiglio di Stato, la sindacabilità piena.
di tutti e due i profili. Quello, in primo luogo, della correttezza del processo di costruzione e gestione dell'algoritmo, come viene costruito, come vengono inseriti i dati, chi sceglie i dati, chi, quante volte è stato detto oggi, appunto, i dati che possono essere salienti oppure discriminanti per il sesso, per la razza, eccetera, eccetera, ma anche il sindacato sulla logicità, sulla ragionevolezza della decisione, perché alla fine la decisione è sempre una regola che avrebbe potuto in tempi anche recenti addietro essere scritta dall'uomo e adesso viene scritta con una con un'espressione matematica, e quindi anche la ragionevolezza di questa regola deve essere sindacabile. La seconda milestone è la sentenza 8472 del 13 dicembre dello stesso anno 2019. 2019 è stato un anno particolarmente fecondo per le innovazioni giurisprudenziali in questo punto, e diciamo su questa cosa il Consiglio di Stato aggiunge due pallini importanti alle cose che abbiamo detto fino adesso. La prima cosa che dice, apre, devo dire con una certa innovazione che io all'inizio vedevo con più prudenza, ma in pochi mesi le cose cambiano, all'attività discrezionale, cioè l'algoritmo non è solo banalmente utilissimo per l'attività vincolata, ciò dei criteri di calcolo, e i calcoli invece di farli la calcolatrice, appunto come dice Roberto, li fai fare al computer, calcoli complessi, però è sempre vincolata. No, non vi è ragione di principio, dice la sesta sezione, per limitare l'utilizzo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale. Non apprezzo come è usata la parola piuttosto in questa frase, ma è di moda usarla così anche nelle sentenze. Peccato per Giancarlo Montedoro, che è un grande letterato. La seconda cosa che dice, ma glielo dirò però, la seconda cosa che dice questa sentenza molto interessante, attenzione, non è perché che aveva fatto l'amministrazione, l'amministrazione aveva detto: io ho applicato scrupolosamente tutta la 241, ci ho messo la comunicazione dell'avvio del procedimento, ci ho messo questa volta il responsabile del procedimento, e dice così, e mica basta, non può ritenersi applicabile in modo indiscriminato all'attività amministrativa algoritmica tutta la legge sul procedimento amministrativo. Il tema dei pericoli connessi allo strumento, i pericoli orwelliani evocati anche dal TAR del Lazio, non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedimentali della legge 241, dovendosi invece ritenere che la fondamentale esigenza di tutela sia nella trasparenza. E quindi di nuovo si ritorna alla conoscibilità, perché non è che tu ti difendi applicando minuziosamente le regole e poi mi neghi la trasparenza. E così credo, spero, restando ancora abbastanza nei tempi, c'ho ancora 5 minuti, insomma 4 minuti e mezzo, poi voglio sapere che fatto, ma ci abbiamo, insomma, poi, però noi avremo finito prima, siamo fantastici. La terza parte di questa piccola saga è il cantiere della giurisprudenza, la costruzione della giurisprudenza. Vi do 4 flash, cioè fate queste cose, fatto il prequel, fatte le due milestone, la giurisprudenza va avanti, perché come sempre ho detto, in assenza di regole, mentre tutti parliamo di come fare questi regolamenti europei, intanto i casi arrivano e il giudice non può dire no, non li decido. Vi do 4 flash, 4 storielle interessanti. Prima, terza sezione, 8435 del dicembre 2020, presidente estensore Sergio Santoro, un grande esperto di informatica. Uno era stato escluso da un piano di finanziamento perché la documentazione progettuale tutta online non aveva la firma digitale. E dice il Consiglio di Stato, ma scusa, la procedura era talmente chiara la procedura telematica contempla sicuri elementi da cui desumere esattamente la riconducibilità all'autore anche in assenza della firma digitale. Perché? Perché, dice il Consiglio di Stato, per partecipare potevi farlo solo con accesso al sistema effettuato mediante la creazione di un apposito account identificativo. Quindi se c'hai l'account identificativo e entri dicendo che sei tu e solo tu puoi entrare, e poi mi cacci perché c'è la firma digitale, beh, forse si può salvare questa cosa, c'è il soccorso istruttorio, ci sono modi in cui si può integrare una mancanza, diciamo, ovviabile. Quindi se volete c'è una forma di dovere di diligenza ante litteram che il Consiglio di Stato impone all'amministrazione.
rispetto alla rigorosa applicazione della procedura telematica. Secondo flash, TAR Campania 5238 del 2021, caso di ricorrente, prova orale da remoto, che a un certo punto c'è un crash di rete dimostrato, non era lei che aveva spento il computer, e siccome era risultata non visibile, era stata considerata non valutabile. Dice il TAR, non abbiamo ancora Consiglio di Stato su questo, le difficoltà telematiche che possono presentarsi non possono compromettere la partecipazione a una procedura, e vabbè, e abbiamo scoperto l'acqua calda, ma intanto questa era stata bocciata. E quindi l'utilizzo delle tecnologie informatiche, una procedura amministrativa non può danneggiare oltremodo i partecipanti. TAR Lombardia, andiamo a nord, 778 dell'aprile 2022, questa è recentissima, freschissima, partecipazione a un concorso per titoli esami per entrare in un ospedale del nord. E fantastica questa, cioè questa aveva, la concorrente aveva fatto la domanda, aveva evidentemente saltato un campo, la procedura ha fatto proprio il trucchetto, gliel'ha fatta chiudere, l'ha accettata e gli ha mandato pure la mail di conferma, e poi ha detto peccato che non l'aveva, ma che facciamo i giochetti, cioè non me la fare completare, no, vabbè così, e infatti anche qua annullato. Quindi vi sto dando degli esempi in cui poi, come è giusto, perché è la vita che è così, la casistica si allarga, e quindi qui, prima ho parlato di principio di diligenza, qui si potrebbe parlare di primi vagiti, di un principio di affidamento, diciamo io faccio affidamento, mi hai dato pure la mail di ricevuta e poi mi escludi dalla partecipazione. Ultimo caso, un po' più complesso, ma vi do comunque il numero, auguri se vi volete leggere la sentenza, 7891 del novembre 2021, questa è terza sezione Consiglio di Stato di nuovo. Questa perché è bella? Non tanto perché la procedura è informatica, ma perché qui c'era una gara in cui bisognava, c'erano dei punteggi diversi, cioè l'algoritmo è l'oggetto del processo, perché c'era una gara in cui tu dovevi fare dei pacemaker e davi dei punti se c'era l'algoritmo di prevenzione o di trattamento, perché io immagino, poi non ne capisco niente, che c'hai sta macchinetta che ti avvisa, quindi previene, oppure che in qualche modo agisce sul tuo cuore e quindi ti non so, dai dei comandi ai vasi, quindi o prevenzione o trattamento, e avevi, che ne so, 7 punti. Ma se avevi l'algoritmo di prevenzione più trattamento, cioè una macchina più intelligente che sapeva sia capire che ti stavi sentendo male sia intervenire subito, avevi più punti. Ovviamente, insomma, naturalmente vince quello che aveva la macchina più intelligente, ma è interessante perché il Consiglio di Stato dice attenzione, c'è differenza tra algoritmo semplice e intelligenza artificiale. L'algoritmo semplice è quello che fa solo la prevenzione e il trattamento, in questo caso c'era appunto uno di questi apparecchi che avvisava, però poi dovevi andare dal medico che entrava col computer e ti faceva le cure. Invece qui gli altri, che poi effettivamente avevano vinto, il TAR aveva rigettato, ma il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, avevano invece una macchina che faceva prevenzione e trattamento insieme, aveva l'intelligenza artificiale, non solo l'algoritmo. Quindi, come dire, abbiamo un giudice che è in grado anche di entrare, di maneggiare, diciamo, termini che quando io ho fatto i concorsi al Consiglio di Stato non sapevamo neanche da che parte stavano. E quindi chiudo, spero, on time. Il giudice dell'algoritmo è un giudice poveretto che si trova lì neanche, diciamo, perché l'ha chiesto lui, e spesso appunto perché senza neanche avere delle leggi che arrivano sempre tardi, ma che cerca di farsi trovare pronto, che non ha paura delle innovazioni, keep calm, che cerca di stare al passo coi tempi anche in Europa, insomma, tutto sommato non ce la caviamo male. Un giudice che rasserena da scenari orwelliani, che rinvia, che rinviene fondamenti costituzionali, spero con una visione moderna dei nostri principi, del nostro articolato, dell'articolo 97 in particolare. Un giudice che traduce e adatta, non facendo copia e incolla, la legge 241 in principi validi anche per la telematica. Un giudice che fissa pilastri, stelle, che individua stelle polari nella conoscibilità, trasparenza, nella sindacabilità. È un giudice che costruisce nuove applicazioni di principi classici, appunto la diligenza, l'affidamento. Direi un giudice che questo rispetto all'amministrazione c'ha sta particolarità, perché l'amministrazione l'algoritmo lo compra, il programma lo compra da una società e quindi non c'entra dentro. Il giudice invece, poveretto,
ci deve entrare dentro il programma, lo deve valutare per proteggere i diritti, deve cercare di capire. Quindi, peccato che è andato via il professore, che è l'ingegnere che ha parlato all'inizio, che è consapevole della multidisciplinarietà, della necessità di capire, di fermarsi dove non si capisce, magari di chiedere un istruttore, un accertamento tecnico dove non si capisce, ma è consapevole della necessità di entrare dentro. Un giudice che è desideroso di regole, ma è consapevole che intanto la tutela la deve dare lui e che i principi li deve fornire lui, e magari questi principi possono anche ispirare il legislatore che verrà. Voi sapete, e soprattutto gli illustri accademici di Sopi sanno bene, che già la 241 del 90 per buona parte alla fine recepiva principi pretoriamente definiti dalla giurisprudenza, e il codice del processo amministrativo ancora di più. Allora io chiuderei dicendo, insomma, che questo è un giudice che certo è pur con tutte le sue imperfezioni appare, non dico attrezzato, certamente no, ma impegnato a valutare un fenomeno nuovo come l'algoritmo, perché un giudice abituato come Annibale le strade che se non ci sono se le deve costruire lui, e quindi credo che questo accade perché le nostre funzioni in generale, non solo sull'algoritmo, sono quelle di essere chiamati spesso in prima linea a intervenire sui problemi della società. Pensate all'immigrazione, alla sicurezza, all'ambiente, alla salute, e quindi in qualche modo il giudice si trova ad accompagnare la modernità, e questo lavoro è così, non è che possiamo, non è che si può neanche cambiare più di tanto, perché in realtà la realtà e i mercati che la regolano, come diceva da ultimo anche Guido Scorza, è sempre più veloce dell'ordinamento, e la risposta alle prime criticità arriva sempre, spesso, più rapidamente dal giudice che da altre istituzioni, il giudice che cerca di tutelare dove necessario e di prevenire anche per l'algoritmo, consapevole che le regole servono, ma anche quando non ci sono dobbiamo essere pronti a usare i principi per adattarle, perché a fronte di un mondo che corre anche molto velocemente, verrebbe da dire corre con la velocità della luce, al centro, come diceva il presidente Carlino, c'è sempre l'uomo, e le esigenze di tutela delle persone non corrono via, nel senso non se ne vanno, ma restano sempre ferme esattamente nello stesso posto. Ringraziamo il Presidente Carbone per questa dotta panoramica sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato in questa materia. Devo dire che il Consiglio di Stato in tempi brevissimi, e mi pare che il rispetto dei tempi oggi è stato evocato da diversi, insomma, relatori, il rispetto dei tempi, il fatto di aver risolto questi problemi in tempi brevissimi, diciamo, va a merito del Consiglio di Stato, cioè nel giro di poco tempo il Consiglio di Stato è riuscito a scalfire, si era parlato di un baluardo scolpito nella roccia, insomma io credo che non abbia scalfito un baluardo scolpito nella roccia, ma abbia addirittura messo della dinamite sotto questa roccia, scardinando completamente quella che era una visione, direi, abbastanza consolidata su tali problemi, e ha affermato un principio fondamentale, cioè il principio che il procedimento per algoritmi è un principio, l'abbiamo detto sin dall'inizio, pienamente conforme ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, cioè un'amministrazione moderna, digitale, un'amministrazione che progredisce verso la transizione digitale deve necessariamente, insomma, operare secondo criteri di buon andamento, e l'algoritmo è pienamente conforme a tale criterio. Ma nello stesso tempo ha individuato il Consiglio di Stato dei presupposti di garanzia perché, diciamo, l'algoritmo possa entrare legittimamente nell'ambito del procedimento amministrativo. In particolare ha fatto riferimento alla necessità che sia conoscibile, diciamo, in applicazione, come declinazione anche del principio di trasparenza, che sia conoscibile la modalità di individuazione dell'algoritmo stesso, e che tale algoritmo sia poi, e che tale procedimento poi sia pienamente sindacabile nell'ambito di un processo amministrativo, di un processo giudiziario. Quindi
grazie al Consiglio di Stato, insomma, siamo riusciti ad individuare determinati elementi fondamentali che possono guidare anche l'azione della pubblica amministrazione. E sull'azione della pubblica amministrazione in questa materia ci parlerà la professoressa Galetta, che in particolare sulla pubblica amministrazione oggi fra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Prego, professoressa. Grazie Presidente. È difficilissimo parlare per ultima, a quest'ora è quasi una forma di accanimento terapeutico, lo so. Quindi cercherò di essere breve e soprattutto vorrei fare un riassunto, se volete, dei passaggi principali, aggiungendo evidentemente le mie idee, su questo tema del rapporto tra pubblica amministrazione, intelligenza artificiale e intelligenza umana. Partirei da una constatazione. Allora, i neuroscienziati, non gli ingegneri, ci dicono che in realtà sarebbe impossibile replicare veramente il cervello umano per la semplice ragione che noi ad oggi non sappiamo esattamente come funziona il nostro cervello umano. Per cui questa obiezione di fondo non ce la dobbiamo mai dimenticare quando utilizziamo il termine di intelligenza artificiale, che probabilmente non è neanche così adatto. Cioè ci fornisce un'immagine fuorviata di quella che è la realtà. Così come, se voi pensate, il punto è che in realtà l'intelligenza artificiale non ha tentato più di tanto di replicare il modo in cui funziona il cervello umano. Così come, questo è un esempio anche un po' abusato, per costruire gli aerei non è che si è imitato la maniera in cui volano gli uccelli. Ci si è ispirati a quelle tecniche, ma certamente non si è tentato di replicarle, perché sarebbe stato impossibile replicarle. Allora, questa è la premessa che dobbiamo avere in mente, perché la prima domanda che ci dobbiamo fare è se sia tecnicamente concepibile automatizzare, nel senso reale del termine, l'attività amministrativa, perché questo è un po' il mio problema e quello su cui vorrei focalizzare l'attenzione. Per questo ho scelto questo titolo per il mio intervento di oggi. Il punto è anche che, posto e non è certo che si possa veramente automatizzare nel senso reale del termine l'attività amministrativa, c'è una domanda che come studiosi del diritto amministrativo non possiamo non farci, e cioè come questo può impattare sull'esercizio del potere discrezionale, ma secondo me ancora di più sulla stessa nozione di potere discrezionale. Vi dico che secondo me oggi anche questo fenomeno ci impone di interrogarci di nuovo sulla stessa nozione di discrezionalità amministrativa, su quella linea di confine labile e difficile da identificare tra discrezionalità e merito, sul legame tra la discrezionalità amministrativa e il principio di legalità, ce ne parlava peraltro anche il professor Roberto Cavallo Perin prima, e quindi questo è un po' il cuore del problema e il lavoro che ci aspetta da fare prossimamente. Molti di quelli che mi hanno preceduto hanno parlato dei dati, la centralità dei dati. Lo sappiamo, i dati sono l'ossigeno dell'automazione, vengono letteralmente chiamati così, e Guido Scorza ci ricordava giustamente, quindi non lo devo fare io, attenzione, perché il GDPR non blocca la circolazione dei dati, la sua prima finalità è favorire la circolazione dei dati, e oggi un'amministrazione che lavora bene, un'amministrazione che si ispira al principio di buona amministrazione, a cui io sono particolarmente affezionata, anzi il diritto ad una buona amministrazione della carta, è un'amministrazione che usa più dati possibili, tutti i dati di cui può disporre, anche grazie alle nuove tecnologie. Per cui non mi tiro indietro dal dire che secondo me, e in questo condivido pienamente quello che diceva il brillantissimo relatore che mi ha preceduto, che chiaramente vi ha risvegliato tutti e mi aiuta, si tratta di un passaggio unico, einmalig direbbero i tedeschi, nella vita della pubblica amministrazione, perché di fatto oggi la gestione dei dati, dei documenti, tutto quello che è il cuore dell'attività istruttoria, grazie a questi strumenti può fare un salto avanti di veramente 20 anni verso quella che appunto ho definito quando ho scritto all'epoca l'amministrazione 4.0, che è questa. L'amministrazione 4.0 non è un'amministrazione automatizzata, come cercherò di spiegarvi brevemente, ma è un'amministrazione che è in grado di svolgere un'attività istruttoria veramente 4.0, un'amministrazione che non si ferma ai dati e documenti che ha lì davanti agli occhi, ma che può
attraverso l'applicazione di un principio inquisitorio che qui si deve applicare nella fase istruttoria del procedimento, andarsi a cercare tutto quello che gli serve per adottare la decisione che sia il più possibile corrispondente a quell'interesse pubblico che affida alla sua cura la legge. Perché ragazzi, non dimentichiamoci, la pubblica amministrazione è lì a fare un lavoro. Il suo lavoro qual è? Soddisfare al meglio, ottimizzare, oserei dire, la realizzazione dell'interesse pubblico. Ecco, gli strumenti anche di intelligenza artificiale, che intelligenza non è, permettono all'amministrazione di avvicinarsi di più a questo obiettivo. Quindi, l'hanno richiamato molti relatori che mi hanno preceduto, il 97 della Costituzione, principio di imparzialità e buon andamento. Ecco, questi strumenti forniscono agevolmente all'amministrazione la possibilità di avvicinarsi, perché il raggiungimento totale è impossibile, a questi due principi cardine che si insegnano in tutti i corsi di amministrativo, imparzialità e buon andamento. Ed ecco che quindi sono d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto e Luigi Carbone ricordava la sentenza 2270 del 2019 del Consiglio di Stato, che giustamente dice che è una doverosa declinazione dell'attività amministrativa, quindi che c'è un obbligo di utilizzare questi strumenti se sono disponibili e se permettono all'amministrazione di lavorare meglio e di avvicinarsi di più all'obiettivo del 97 della Costituzione. Ciò detto, quindi possiamo dire che un'amministrazione oggi che utilizza questi strumenti che le ICT, le tecnologie nuove le offrono all'amministrazione, è un'amministrazione che potenzialmente garantisce una maggiore efficacia dei diritti dei cittadini e delle imprese. Quindi è un elemento positivo, non c'è da spaventarsi, non c'è da aver paura, concordo Luigi con quanto hai detto, sono d'accordissimo. Dopodiché, devo essere onesta, a me l'idea di parlare di automazione dell'attività amministrativa non mi piace, non mi entusiasma e non la condivido. Non la condivido perché è quasi ridicolo in questo senso tentare di distinguere tra attività vincolata, semivincolata, discrezionale. In primis perché, e in questa autorevole sede ce lo dobbiamo dire, non c'è mai stata unanimità in dottrina su che cosa sia la definizione di attività amministrativa vincolata. C'è tuttora un grosso dibattito in dottrina, quindi in primis dovremmo identificare chiaramente che cos'è un'attività amministrativa vincolata prima di poter dire a quell'attività amministrativa lì applichiamo procedure automatizzate. E quindi questo è il primo problema. Seppure arrivassimo ad identificare chiaramente questa distinzione, io resto convinta, e non me lo leva dalla testa nessuno, non me lo toglie dalla testa niente di quello che ho ascoltato stamattina, che l'utilizzo di questi strumenti deve essere limitato all'attività cosiddetta di back office della pubblica amministrazione, cioè tutta l'attività preparatoria, l'attività istruttoria del procedimento. E quindi non mi pongo più la questione discrezionale non discrezionale, si tratta di utilizzarlo come strumento di supporto, anche perché, consentitemi di dirlo, tanto quanto c'è discussione in dottrina sul concetto di discrezionalità, c'è altrettanta discussione fra i tecnici su che cosa si intende esattamente per automazione. Cioè non è per niente un concetto chiaro, non facciamo finta che sia chiaro, perché non lo è, non lo è nemmeno per i tecnici. Quindi, e poi parliamo, se andiamo a vedere in effetti la letteratura tecnica in materia, si parla di piena automazione, automazione parziale, documenti generati senza l'intervento umano. Però perdonatemi, sono parecchi anni ormai che mi occupo di questo tema. La confusione regna ancora sovrana, cioè io non ho tratto certezze nemmeno dalla letteratura tecnica. E quindi chiaramente mi posso figurare solo un sistema in cui degli agenti amministrativi, funzionari tecnici, funzionari amministrativi in carne ed ossa, interagiscono con un sistema basato su ICT per finalizzare la decisione amministrativa con l'aiuto di questi sistemi, che sono uno strumento di supporto. E in questo, e sono d'accordo con Roberto Cavallo Perin, che l'ha detto, l'ha scritto, l'ha in parte accennato anche oggi, non ho paura dell'attività predittiva, anzi, devo dire che secondo me in una prospettiva 4.0 dell'amministrazione è proprio questo il potenziale maggiore, perché alla fine
tutti i cosiddetti algoritmi di deep learning, piuttosto che non posso scendere nei dettagli tecnici, non fanno nient'altro che utilizzare una gran quantità di dati, stabilire dei modelli, e questi modelli si traducono in previsioni sulla base di criteri statistici. Ecco, se io questo lo uso nella fase istruttoria, io non lo vedo il problema, perché mi avvicina sempre di più a questo modello dell'amministrazione pubblica, che diventa più imparziale perché si basa sui casi precedenti, quindi non si discosta dal precedente, per cui è imparziale, non tratta in modo diverso situazioni analoghe o in modo identico situazioni diverse, e si avvicina al parametro della buona amministrazione, l'ottimizzazione dell'interesse pubblico. Ecco, questa secondo me è la vera pubblica amministrazione 4.0. Quindi anche io sono d'accordo, Luigi, sul fatto che la sentenza del mio amico Riccardo Savoia, quindi del TAR Lazio, dove esprimeva insomma grosse perplessità sull'utilizzo nell'attività cognitiva della pubblica amministrazione di questi strumenti, in realtà era un passo indietro rispetto alla strada che invece dovremmo percorrere. Per quanto quella sentenza, la prima sentenza, secondo me è bellissima ed è fatta benissimo, però appunto mancava in questo senso un po' di lungimiranza, probabilmente anche perché non erano prevedibili tutti gli sviluppi successivi. E quindi ecco, per sintetizzare, anche per chiudere, non vi voglio tenere qua troppo tempo, chiaramente non si tratta di sostituire la decisione del funzionario amministrativo, non si tratta in nessun modo di fare questo, ma questo anche per un'altra ragione, oltre alla ragione tecnica, che è una ragione che hanno richiamato molti studiosi che si sono occupati di questo tema. Qui c'è anche un problema di accettabilità della decisione amministrativa, non è un dettaglio. Noi che parliamo di procedimento, partecipazione, motivazione, eccetera, non possiamo porci quella domanda, che sicuramente è una domanda di scienza dell'amministrazione, ma è una domanda importante, sull'accettabilità della decisione finale. Allora, l'elemento di umanità, la decisione adottata dal funzionario, avvicina al parametro dell'accettabilità, e quindi in prospettiva riduce anche il contenzioso, c'è poco da fare. Una decisione automatizzata di per sé è percepita dal destinatario come un corpo estraneo. Siamo esseri umani in carne ed ossa, decisione giusta o sbagliata che sia, vogliamo che sia adottata da un funzionario in carne ed ossa. E lascio da parte, visto che siede di fianco a me il presidente Carlino, tutte le questioni connesse sulla responsabilità dell'organo, responsabilità del funzionario, ruolo della Corte dei Conti. Non mi ci voglio neanche avvicinare, ma è ovvio che sono strettamente connesse. Allora, che cosa è necessario fare in tutto questo contesto per realizzare quello che io vorrei vedere come amministrazione 4.0? Sviluppare una corretta governance dei dati. Lo dico chiaramente, questo è il passaggio cruciale, il passaggio imprescindibile. Tutto il resto ne consegue, Luigi, dovere di motivazione del provvedimento amministrativo, ma tutto questo è una conseguenza, quella è la strettoia, il collo di bottiglia è quello lì, la corretta governance dei dati. E quindi, tanto più che purtroppo rispetto all'onere di motivazione, Giovanna De Minico diceva una cosa stamattina, Giovanna ti devo contraddire, perché dicevi che la certezza è il regno degli ingegneri. Io ho un fratello ingegnere che mi fa una testa così e mi dice che in realtà questo è un nostro bias cognitivo, che non è affatto vero, nelle scienze ingegneristiche certezze non ce ne sono tanto quante non ce ne sono nel nostro ambito. Quindi la responsabilità è di mio fratello se ti ho contraddetto, non è mia. Ok, problema della black box, ne hanno parlato tutti, quindi non ci voglio neanche entrare. Allora, in sintesi, questi strumenti, e ritorno al titolo della mia relazione, se utilizzati correttamente, possono essere uno strumento per moltiplicare l'intelligenza della decisione amministrativa. Ecco, vi fornisco questa formula d'effetto, e dice in qualche modo le ICT e l'intelligenza artificiale, che intelligenza non è, può potenziare l'intelligenza del funzionario pubblico. Però attenzione, la condizio sine qua è che l'intelligenza del funzionario pubblico ci sia, e non aggiungo altro. Cioè, non immaginatevi e non credete che con questi strumenti possiamo soppiantare l'incompetenza, la mancata formazione dei funzionari pubblici, che è chiaramente uno dei target che si è posto il PNRR, come tutti sappiamo e non ho bisogno di ricordarvelo.
Ultimo punto, e concordo totalmente una volta di più con Luigi Carbone, diranno che ci siamo messi d'accordo, Luigi, no alle esternalizzazioni. Cioè, questo, la pubblica amministrazione potrà fruttuosamente utilizzare solo questi strumenti, solo se c'è un lavoro dinamico e collaborativo tra l'ingegnere, quello che progetta i sistemi, quello che state facendo a Torino, Roberto. Che avete provato a fare a Torino, con l'amministrazione che poi questi strumenti li deve usare. Non possiamo invece pensare di affidare all'esterno, perché un soggetto esterno come mio fratello ingegnere non ha neanche la più pallida idea né di quali siano le esigenze dell'amministrazione, né di come funzioni, né ha la sensibilità per comprendere qual è il contesto nel quale ci troviamo. E quindi, se posti tutti questi disclaimer che vi ho precisato, allora in questo modo utilizzare sistemi ICT e sistemi di intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione si può contribuire ad aggiornare ed ottimizzare costantemente l'intelligenza complessiva del sistema. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie alla professoressa Galetta. Anche qui, diciamo, l'articolo 97 della Costituzione è stato messo al centro del sistema. Automatizzazione sì della pubblica amministrazione, ma purché questa automatizzazione operi nell'ambito dell'attività istruttoria. L'attività istruttoria a garanzia dell'interesse pubblico, e appunto in tale attività vanno utilizzati tutti quegli strumenti disponibili e utili per diciamo massimizzare quanto più possibile, diciamo, l'interesse del destinatario del provvedimento amministrativo. Mi pare che la professoressa ha fatto riferimento anche all'attività predittiva. Anche l'attività predittiva è fondamentale, perché anche questa ovviamente va utilizzata sempre nell'ambito diciamo della realizzazione dell'interesse pubblico. Rimane comunque sempre fondamentale, questo ce lo siamo detti tutti sin dall'inizio, il ruolo, il compito del funzionario che deve adottare il provvedimento finale. Quindi arriviamo, diciamo, da dove siamo partiti, ma al centro di tutto va sempre messo l'uomo con tutte le sue capacità intellettive e volitive. Grazie quindi anche alla professoressa Galletta, siamo riusciti a rispettare perfettamente i tempi che ci erano stati indicati. Voglio soltanto ricordare che dovremo vederci qui alle ore 15, quindi qualche minuto prima, mi dice la professoressa, quindi abbiamo, diciamo, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti di tempo per poter pranzare e per poi poter tornare qui e iniziare la seconda sessione dei lavori. Grazie a tutti.